Nessuno è chiamato a scegliere tra l'essere in Europa e nel Mediterraneo, poiché l'Europa intera è nel Mediterraneo. Questa frase di Aldo Moro ha ispirato l'elaborazione culturale del dottorato di ricerca in Mediterranean Studies, History, Law and Economics, coordinato dal professor Giampaolo Frezza e fortemente voluto dalla LUMSA insieme all'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR, per approfondire in prospettiva interdisciplinare aspetti giuridico-istituzionali ed economico-manageriali dei processi storici ed evolutivi dell'area del Mediterraneo. Il webinar odierno, dal titolo I modelli culturali di famiglia nel Mediterraneo, si svolge in un momento particolare della nostra storia. Come ha ricordato il presidente Mattarella nel discorso del 2 giugno, come nel 1946, questo è tempo di costruire il futuro. Anche oggi, infatti, siamo in un tornante del nostro cammino dopo le due grandi crisi globali, quella economico-finanziaria e quella sanitaria, ma anche economica, provocata dalla pandemia. In questo cammino le università giocano un ruolo fondamentale. Università che nei lunghi mesi della pandemia non si sono mai fermate, ma hanno affrontato con creatività e slancio sfide nuove e difficili. Mi piace ricordare che questo dottorato di ricerca è stato ideato e progettato insieme al magnifico rettore, il professor Bonini, al professor Giampaolo Frezza e agli amici dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo proprio durante il lockdown, durante lunghe e appassionate videoconferenze. Nelle nostre società il sistema universitario, nel suo insieme composto da atenei statali e non statali come la LUMSA, ha una missione che è quella di offrire un'istruzione superiore che deve fornire una chiave di lettura critica della realtà. Noi siamo convinti che soltanto un'elevata qualità della ricerca permette di trasmettere un sapere all'avanguardia, che consente alle università di svolgere un ruolo di integrazione sociale proprio per l'eccellenza della formazione dei giovani, come ricorda la nostra Costituzione, capaci e meritevoli, senza nessuna dicotomia tra innovazione e inclusione sociale. Allora, con l'auspicio che anche il convegno di oggi possa rappresentare un piccolo tassello nell'ampio mosaico della ripartenza, definito da Papa Francesco il momento giusto per incoraggiare una nuova immaginazione del possibile, ringrazio a nome del Dipartimento Palermitano della LUMSA gli illustri relatori e tutti i presenti e cedo la parola al coordinatore di questo incontro. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia. Ringrazio il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA di Palermo per le bellissime parole che ci ha rivolto e ringrazio tutti i partecipanti, sia i nostri dottorandi, ma anche e soprattutto gli illustri relatori che seguiranno. Il mio compito in questo momento introduttivo e molto sinteticamente è quello di analizzare sotto il profilo del diritto civile i modelli culturali di famiglia del Mediterraneo. Vuole essere una serie di pennellate introduttive rispetto ai temi che poi più tardi saranno approfonditi. Devo dire da questo punto di vista che il diritto di famiglia, più di ogni altro settore del diritto civile, si è prestato nel corso degli anni a descrizioni stilistiche che si avvalgono di espressioni poetiche e figure retoriche, quali sono le metafore e gli ossimori, attraverso le quali ornare, fra virgolette, il discorso e le argomentazioni addotte a livello di elocuzio e dispositio. La famiglia è stata definita da un autorevole civilista come il mare che il diritto può soltanto, un'isola che il mare può soltanto del diritto lambire. Questa isola poi nel corso del tempo è diventata un arcipelago familiare. Si è declinato con l'ausilio della lingua latina il sostantivo famiglia in famiglia, famiglie, declinazione di un'idea, e ancora matrimonium, matrimoni. La famiglia poi diviene allargata, diviene ricomposta e con un neologismo, a mio avviso, discutibile, se si vuole anche criticabile, è stata definita la famiglia plurematica. È ovvio il concetto al quale si fa riferimento.
esiste un modello unico di famiglia anche sotto il profilo giuridico, ma evidentemente culturale, oppure più modelli di famiglia, alludendosi in questo modo alle convivenze non fondate sul matrimonio di tipo omosessuale ed eterosessuali. Queste descrizioni stilistiche in realtà nascondono e celano, diciamo così, delle concezioni tecnico-giuridiche riguardanti soprattutto l'interpretazione dell'articolo 29,1 della Costituzione. Si è passati da una concezione, devo dire, del passato che relegava le convivenze omosessuali all'interno della irrilevanza giuridica, a quella ancora oggi sostenuta, secondo cui l'articolo 29,1 della Costituzione intende tutelare un solo modello di famiglia, quello fondato sul matrimonio, onde l'ancoraggio alle norme di diritto positivo, sia quelle del codice civile riguardanti segnatamente il diritto di famiglia, ma anche quelle di diritto comune. Penso alle norme sul contratto e alle norme riguardanti l'autonomia contrattuale. Secondo una concezione esattamente opposta, invece, l'articolo 29,1 della Costituzione non deve cristallizzare un interesse tutelato, ma necessita di essere inserito nella realtà sociale dalla quale deriva la rilevanza del rapporto sulla fattispecie, dell'efficacia sulla fattispecie. In questo modo, dunque, le convivenze diverse da quelle fondate sul matrimonio, omosessuali e eterosessuali, troverebbero riconoscimento in questa prospettiva proprio dentro l'articolo 29,1 della Costituzione. Peraltro, di recente si è riproposta anche l'idea neo-istituzionale della famiglia, contrapposta a quella che, secondo me, è più condivisibile, secondo cui la famiglia non è in sé un'istituzione, ma intende tutelare i valori delle persone, dei singoli appartenenti alla comunità familiare. E se non erro, questa è anche l'idea a cui si è ispirata la Corte Costituzionale italiana in una giurisprudenza degli ultimi 20 anni. Guardando peraltro, e chiudo, il sistema italo-comunitario delle fonti del diritto, non si può non fare riferimento anche al dialogo fra la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale con la Corte EAD, un dialogo che è di collaborazione molto leale, come autorevolmente detto, ma spesso muta. La Corte EAD, in forza dell'interpretazione degli articoli 8 e 14 della CEDU, ha ritenuto evidentemente impossibile, se non inutile, fare riferimento ad un unico livello e modello di famiglia, facendo invece riferimento al concetto e alle nozioni di vita familiare, di effettività dei rapporti nella vita familiare. In tal modo rientrano nell'idea della famiglia non soltanto quella fondata sul matrimonio o quelle convivenze omosessuali o quelle di tipo omosessuale, ma anche le relazioni fra più partner transgender, relazioni fra genitori e figli, anche nati a seguito di maternità surrogata e dunque in assenza di consanguinità e formalizzazione giuridica del rapporto. Questo è un pluralismo che si coordina, a mio avviso, perfettamente con il pluralismo culturale, che è un valore costituzionalmente rilevante. È sulla base di questo pluralismo e della necessità di considerare che il nostro ordinamento giuridico diventa sempre più multiculturale e multireligioso, che oggi andiamo a cercare di indagare quali sono questi modelli culturali di famiglia del Mediterraneo, guardando ad un diritto flessibile, per dirla con Pietro Perlingeri, con le parole di Pietro Perlingeri, o giusto, per dirle con le parole del professor Bianca, che oggi voglio qui richiamare, ricordandolo, di recente scomparso, non solo perché è presente Mircea Bianca, ma perché è stato per noi tutti un maestro, è stato un maestro del diritto civile, e quando si parla di famiglia, di modelli culturali, non possono non richiamarsi, come ho appena fatto, i maestri del diritto civile. Insomma, cercheremo di analizzare questa problematica rispettando le libertà riconosciute e soprattutto, prima di tutti, il principio di differenziazione. Con questa veloce premessa do pertanto la parola a Mircea Bianca, che è ordinaria di diritto privato presso la Sapienza Università di Roma e che ci parlerà di diritto di famiglia e principio di effettività. Mircea Bianca, che peraltro è anche una mia carissima amica e che pertanto saluto con grande affetto. Grazie al professore Frezza, grazie al professor Carapezza figlia, mi sento a casa, mi sento in famiglia e quindi mi permetterete, visto il titolo che ho scelto per la mia relazione, visto che è stata evocata la dottrina dei maestri,
di dedicare questa mia breve conversazione, so che ho 20 minuti di tempo, al ricordo di mio padre. E, dico questo non solo per un fatto affettivo, ma perché l'argomento che io ho scelto è il diritto di famiglia e il principio di effettività. Principio di effettività che rappresenta un fil rouge del suo pensiero, ma direi che in ambito del diritto di famiglia l'applicazione del principio di effettività, come cercherò di dimostrare, è una scelta obbligata. Ma prima di far riferimento al contenuto e quindi a questa metodologia giuridica, vorrei fare un passo indietro, perché il titolo di questa giornata, ma direi anche proprio il contenuto del dottorato, riguarda i modelli culturali di famiglia nel Mediterraneo. È un'idea particolarmente feconda e direi apre un discorso che è un discorso importantissimo, quello tra il collegamento tra la famiglia e la cultura. E diciamo che mai come in questo settore del diritto civile si ha questa stretta relazione tra il profilo culturale e l'elaborazione delle regole del diritto di famiglia. Io qui voglio ricordare due opere importanti. La prima è piuttosto risalente, di Paolo Ungari. Paolo Ungari ha scritto una storia del diritto di famiglia in Italia dal 1796 al 1975, quindi una storia risalente, ma quello che mi ha più colpito nelle prime pagine della lettura di questo volume, che consiglio molto ai giovani, è che si afferma questo dato, cioè prima della codificazione, quindi delle grandi codificazioni, mi riferisco alla codificazione francese, in Italia al codice del 1865, il diritto di famiglia, e questo aveva una valenza anche per gli storiografi, era determinato da un diritto consuetudinario. Lui fa riferimento al droit coutumier della Francia, agli ordini cavallereschi, al folklore, ai moduli notarili, un diritto che lui etichetta come un diritto dei privati, facendo poi il rinvio al discorso sulla pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano. Quindi un diritto, se vogliamo, che nasce dal fatto, nasce dal dato culturale, nasce proprio dalle cose. Qui voglio evocare le parole di Vivante, un diritto che viene su dalle cose, quindi dai fatti. E poi non posso non ricordare l'ultima opera che è stata appena pubblicata, di Nicola Lipari, L'elogio della giustizia, in una prospettiva che è la sua, ma di tanti maestri, una prospettiva sostanzialistica del diritto. Lui ci ricorda come, proprio in tema di diritto di famiglia, anche il giudizio della Corte Costituzionale non è mai stato un giudizio e quindi un raffronto formale tra due norme, ma anche la Corte Costituzionale, sulla stessa disposizione normativa, lui si riferiva all'articolo, ve lo dico subito anche per ragioni di certezza, l'articolo 559 del codice penale in tema di adulterio della moglie. Ecco, la Corte Costituzionale, ci ricorda Nicola Lipari, ha cambiato opinione, ferma restando la disposizione, ma perché l'ha cambiata? L'ha cambiata in base all'evoluzione della cultura e del costume sociale, quindi anche nel giudizio della Corte Costituzionale. E che cosa significa questa relazione così stretta? Quali sono i corollari di questa relazione così stretta tra cultura, religione, società e diritto? E è chiaro che in un primo tempo, ma ce l'ha ricordato prima Giampaolo Frezza, il diritto
conflitto aveva poco a che fare con questa realtà familiare che nasceva appunto dal fatto, dalle consuetudini. Lui ci ha ricordato la metafora di Carlo Arturo Jemolo. Io voglio ricordare le parole di Jemolo di introduzione al convegno di Venezia sulla riforma del diritto di famiglia, la Fondazione Cini, del 1967. Lui diceva: la vita familiare, se sana, ignora il diritto, e soltanto quando soffia il vento freddo del disinganno, della discordia, che ci si ricorda che esistono norme giuridiche pure in questo campo. Quindi una sorta di retraite du droit, come direbbe Carbonnier, quindi una ritirata del diritto. Ma soprattutto questa relazione tra diritto e cultura, che nel settore della famiglia, come dicevo, è strettissima, ha portato a due corollari ordinamentali. Il primo, la flessibilità del diritto di famiglia. Il diritto di famiglia cambia con l'evoluzione della società. Qui non si può non citare Pietro Perlingeri, mio padre, Nicola Lipari. Ci sono delle parole molto belle di mio padre a proposito della mutabilità del diritto, e lui afferma: a chi afferma l'immutabilità del diritto fissato nel testo scritto, deve invece dirsi che esso si muove, che esso è nella realtà della sua esistenza, e questa realtà trascende i testi di legge per immedesimarsi nella vita dell'ordinamento che si evolve nella società e con la società. Quindi, primo corollario, la flessibilità, la mutevolezza. Secondo corollario, ha fatto riferimento prima Giampaolo Frezza, il fatto che il diritto nasca e segua la cultura e quindi l'evoluzione dei costumi. È chiaro che il diritto di famiglia è un diritto caratterizzato dalla pluralità. Quindi tante sono le culture, tanti sono i modelli familiari che si evolvono nel tempo. Basterebbe pensare, ma tanto per fare un esempio, come il modello di unione familiare nell'Europa e quindi nella nostra tradizione civilistica, il modello monogamico, mentre altrove è il modello poligamico. Ma non basta dire questo. Pensate anche a tutta l'evoluzione del costume nel ruolo della donna nella riforma del diritto di famiglia del 1975 e poi ancora nella riforma della filiazione del 2012 e del 2013. E però questo pluralismo, ma ci ritornerò alla fine della mia discussione, pone il problema all'interprete della unità del diritto, di una sorta di armonizzazione del diritto, perché è chiaro che questo pluralismo, che poi si coglie anche nel fatto che l'Unione Europea non ha la competenza in materia di diritto di famiglia, secondo l'articolo 83 del Trattato del funzionamento dell'Unione Europea, proprio per questo dato culturale, perché si vuole lasciare ad ogni ordinamento la libertà di scegliere i modelli. Ed è questa la ragione perché spesso nelle decisioni della Corte Europea noi troviamo un rinvio alla discrezionalità dei Paesi membri. Però poi alla fine, ma ci ritornerò dopo, si pone un problema di unità del diritto di famiglia, oggi più che mai. Ma voglio tornare al principio di effettività, perché il principio di effettività si innesta in tutto questo discorso che io ho fatto. Perché che cosa si intende per principio di effettività? Vi leggo solo appunto alcune osservazioni di questo saggio pubblicato da mio padre, che si chiama Ex Facto Oritur Ius, pubblicato sulla rivista di diritto civile del 1995. Si afferma: l'effettività della norma non è data dalla misura della sua osservanza, ma dalla sua accettazione da parte del corpo sociale come norma giuridica. E secondo questa impostazione metodologica, l'accettazione sociale della norma è fatto
dal quale scaturisce il diritto. Ecco, vedete perché vi dicevo prima che in materia di diritto di famiglia, proprio per questa relazione così stretta tra costume, tra realtà sociale e diritto di famiglia, non sia possibile, anche se ideologicamente fossimo portati verso quella metodologia, a sposare una metodologia formalistica, cioè che si ferma solamente a quello che la norma dice in quel determinato momento storico. Il principio di effettività invece rientra in quella prospettiva metodologica che poi è di Lipari, di Scalisi e di altri grandi maestri, di Berlingeri, di una diciamo di un diritto che non è dato, come appunto si evince da quelle parole, dalla norma giuridica in sé, ma da quello che c'è dietro, dai valori riconosciuti dalla realtà sociale, cioè quella norma in quanto applicata, in quanto riconosciuta, in quanto condivisa dalla società. E questo è chiaro che comporta dei corollari importantissimi, sia anche a livello interpretativo, perché è chiaro che una norma viene interpretata solo secondo quello che è diciamo l'evoluzione della società, l'evoluzione del costume, quindi ha dei corollari ermeneutici importanti. E però bisogna anche sottolineare, questo va capito soprattutto per i giovani che non conoscono il principio di effettività, che il principio di effettività non si traduce nella preminenza del fatto sul diritto, ma il fatto, ecco da qui ex facto oritur ius, il fatto è dedotto proprio da come quella norma venga accettata dalla realtà sociale che naturalmente cambia, quindi una larga diciamo importanza viene data all'applicazione giurisprudenziale, ma nel pensiero di coloro che hanno elaborato il principio di effettività non c'è una cesura tra la norma e il fatto, ma c'è un circolo ermeneutico che dal fatto risale al diritto e poi dal diritto al fatto, perché mio padre, che ha anche, come è noto, svolto la qualità non solo di giurista ma anche di legislatore, ha creduto molto anche alla norma giuridica come un fattore di incentivazione della evoluzione del costume. Spesso la norma serve non soltanto diciamo a dettare delle regole certe, ma anche a smuovere il costume sociale. Voglio solamente ricordare tutto il dibattito che precedette la riforma del 1975, un dibattito ideologico fortissimo, perché c'era ancora una resistenza ad approvare una riforma che avrebbe comportato l'uguaglianza tra i coniugi. Perché? Perché si temeva, questa è appunto una storia che risulta dai lavori parlamentari, che la riforma avrebbe comportato poi la riforma del divorzio. Ecco quindi come il principio di effettività dà rilevanza al fatto, ma anche alla norma giuridica, sempre come fattore di incentivazione del costume e dell'evoluzione sociale. Ora, siccome non ho tanto tempo a disposizione, però mi preme molto ritornare al quesito di prima. Allora, oggi noi abbiamo tanti diritti di famiglia o abbiamo un unico diritto di famiglia? Ecco, dobbiamo dire che con riferimento ai modelli, diciamo, familiari, ai modelli istituzionali, noi abbiamo, ed è giusto che sia così, Giampaolo Frezza ci diceva che il pluralismo, e lo condivido, è un valore costituzionale, noi abbiamo diverse modalità di relazioni familiari a secondo delle diverse culture, ma c'è un unico però diritto di famiglia, c'è una fetta del diritto di famiglia che è unico ed è globale, direi supera anche le dimensioni dell'Europa, ed è quello che si fonda sui diritti fondamentali della persona. E qui voglio richiamare alcuni principi.
il principio di uguaglianza, il principio della dignità della donna con riferimento a tutti i casi di violenza intrafamiliare, quindi di violenza di genere, il principio del best interest of the child, formula magica come alcuni dicono, ma sicuramente un principio che trascende le diversità e il pluralismo culturale e che quindi in qualche modo rappresenta quella linea di continuità di un diritto di famiglia universale. E devo dire che la ricerca di un diritto di famiglia armonico è condotta anche non tanto attraverso questa metodologia dei diritti fondamentali, ma in Europa, nel settore in cui è possibile armonizzare. Pensate ai European Principle of Law in tema di separazione e di divorzio, che sono stati appunto elaborati dalla Commissione europea nelle pubblicazioni di Caterina Böhle-Felki, ma non solo, pensiamo anche ai regolamenti europei sulle convenzioni patrimoniali, quindi c'è sicuramente un settore del diritto di famiglia in cui è possibile coniugare questi due valori di grande rilevanza costituzionale, il valore della unità con riferimento ai diritti fondamentali della persona che non possono e non devono cambiare da Stato a Stato, e il valore invece del pluralismo culturale. Io spero di non aver ecceduto nei tempi che mi erano stati assegnati e vi ringrazio sempre nel ricordo di... Grazie, davvero grazie alla professoressa Nizza Bianca, perché ha veramente tratteggiato in pochissimo tempo, ma con molta efficacia, quelli che secondo me sono i punti fondamentali per il tema che oggi trattiamo: la flessibilità del diritto di famiglia, il pluralismo e il principio di effettività, ma anche, ancor prima, che il diritto tutto è cultura. Grazie davvero. Ricordo che questo è un seminario interdisciplinare, ecco perché subito dopo Nizza Bianca cedo la parola a Simona Feci, che è associata di storia del diritto medievale moderno presso l'Università di Palermo e che ci parlerà delle famiglie mediterranee in una prospettiva storica interdisciplinare. Ricordo anche, dottorandi, che le domande da rivolgere ai nostri relatori possono essere scritte nella chat comments e più tardi le riprenderemo tutte. La parola a Simona Feci. Grazie, un vivo ringraziamento alla LUMSA per questo invito tra, diciamo, colleghi palermitani e al coordinatore del dipartimento, al collegio del dipartimento tutto. Sono molto contenta di partecipare a questa discussione collettiva su un tema che mi appassiona molto e che ha caratterizzato poi lunga parte del mio percorso accademico, fin da quando ho iniziato proprio le mie ricerche con un dottorato in storia della famiglia e dell'identità di genere. Dunque, come abbiamo potuto vedere sentire dalle parole della professoressa Bianca, la storia è un elemento, diciamo, che cruciale per comprendere la famiglia, per comprendere i processi che l'hanno attraversata e le caratteristiche anche del presente. La famiglia mediterranea come insieme di esperienze reali, come riferimento simbolico e come dispositivo culturale, infatti occupa un posto centrale nei processi storici e nella pratica storiografica, che giustamente gli ha accordato un posto di rilievo nei decenni passati, ma ancora continua a farlo. E a mano che le ricerche si consolidavano, si diversificavano, la famiglia si è costituita, è apparsa come un oggetto di indagine valido in sé, ma anche come un passepartout strategico per comprendere moltissimi aspetti del passato e per leggere il presente. Per esempio, la storia politica, il modo in cui si fa storia politica, è cambiato profondamente proprio nel momento in cui ha preso in carico anche la famiglia, le famiglie, e diciamo non solo come istituzione, ma come reti di relazione.
Dunque, settori di ricerca diversi, ma spesso in dialogo tra loro, in contaminazione tra loro, come la storia della famiglia, la storia delle donne di genere, la storia del diritto, la sociologia, solo per menzionarne alcune, hanno sfidato una visione semplicistica e stereotipata della famiglia e della famiglia italiana che ha avuto un grandissimo impatto. E infatti, diciamo, per molto tempo la famiglia è stata identificata come un costrutto che si salda alla formazione delle identità nazionali e qualifica la genesi e la permanenza di aspetti costitutivi del nostro presente. Se pensiamo alla storia italiana, termini, concetti, categorie come famiglia mediterranea, familismo, mammismo, attestano appunto come la famiglia sia stata un dispositivo attraverso cui definire l'identità del nostro paese, specificarla in contrapposizione ad altre culture e ad altre esperienze storiche e anche caratterizzarla nel senso, nel segno della sua eccezionalità. Ora io vorrei partire da due saggi recenti di un volume che provo qui a mostrare, L'Italia come storia, primato, decadenza e eccezione, a cura di Franco Benigno e Igor Mineo, due saggi dedicati proprio al tema della famiglia, che sono stati pubblicati da Giorgia Alessi, una storica del diritto, e da Angela Groppi, una storica sociale molto, molto importante per il suo lavoro sia nell'ambito della storia delle donne che in generale nella storia della società italiana di età moderna. Tra l'altro Angela Groppi è scomparsa lo scorso anno e quindi non ha potuto vedere questo volume pubblicato. I due contributi di queste studiose mettono a fuoco appunto alcuni nodi cruciali alla luce di più di una stagione di studi e di cantieri di ricerca che non posso qui ricostruire in dettaglio. La storia della famiglia è talmente ricca che diciamo devo per forza rinviare sia i riferimenti dati dalle due autrici, sia anche a una serie di numeri monografici della rivista Genesis di storia pubblicata, la rivista della Società Italiana delle Storiche, che negli ultimi 10 anni ha pubblicato ripetutamente su questi temi, dedicando numeri alle famiglie, al fare famiglia, alla paternità, all'infanzia e così via. E d'altra parte un altro, diciamo così, deposito di studi molto, molto importanti, anche perché fortemente correlati tra di loro, è quello fornito dall'editore Viella, sia nel filone, diciamo, nella collana di storia delle donne, sia in generale quella dei saggi di storia. Allora, non possiamo che registrare con le due autrici che ho richiamato, Giorgia Alessi e Angela Groppi, la forza di letture dualistiche della famiglia italiana, che si è appunto imposta come una sorta di fenomeno idealtipico approssimato e nel segno e nel senso della polarizzazione negativa rispetto ad alcune coppie oppositive di tipo geografico, Nord Europa, Sud Europa o anche Nord Italia, Sud Italia, ma coppie oppositive anche di carattere religioso, quindi etica protestante, lassismo cattolico o categorie come modernità verso arretratezza, verso ritardo. Quindi famiglia e familismo, quello che Angela Groppi definisce l'imbarazzante contrassegno della famiglia italiana, che porterebbe con sé un debole senso civico, un particolarismo, eccetera, sono stati a lungo considerati come un motore importante dei caratteri e del disfunzionamento dell'Italia contemporanea. Inutile dire che una messe veramente importante di studi sulla storia della famiglia dal Medioevo ai giorni nostri ha dimostrato la complessità e la varietà delle esperienze di famiglia,
che sono irriducibili non solo a quel modello ormai superato, a quel modello binario, ma anche fortemente, diciamo così, difficili da ascrivere a una modellizzazione in generale. Da questo punto di vista si potrebbero appunto fare degli esempi, ma vorrei richiamare invece un volume concomitante a quello uscito, diciamo, nello stesso periodo di quello che ho appena richiamato, che è un volume che anche qui mostro, ecco qua, un volume che è una syllogy di studi internazionali curato da Anna Bellavitis e Beatrice Zucca Micheletto, dal titolo Gender, Law and Economic Wellbeing in Europe. L'arco temporale va dal 400 all'800 e il titolo si conclude con una domanda aperta: Nord verso Sud? Proprio perché questo volume si propone di continuare questo smantellamento del modello binario, di un modello oppositivo, affrontando i diritti patrimoniali delle donne in differenti contesti europei, la loro capacità di iniziativa, i ruoli familiari, soprattutto il ruolo economico rivestito dalle donne in rapporto alle risorse frutto di lavoro o frutto di capitale totale. E l'obiettivo è proprio quello di sottoporre a scrutinio una lettura secondo cui il sistema dotale tipico dell'area di tradizione giuridica romana avrebbe estraniato le donne dal mondo del lavoro, avrebbe incentivato la rendita, avrebbe soggiogato il destino femminile alla domesticità e alla passività. Tutto questo naturalmente rispetto a un modello di segno totalmente opposto, che sarebbe quello del nord Europa. Inutile dire che effettivamente questa raccolta di saggi riesce appunto a smantellare questa rigidità dei modelli, mostrando appunto la ricchezza delle soluzioni normative, la ricchezza dell'impiego, diciamo, delle risorse delle donne per costruire economie familiari, indipendentemente, diciamo così, dai modelli giuridici di partenza, o, come dire, sfruttando anche quei modelli giuridici di riferimento. Quindi la famiglia, l'oggetto famiglia, insomma, presenta alle storiche e agli storici un difficile esercizio. Una sfida che è quella di tenere insieme elementi di continuità che ingenerano persistenze con il mutamento, con l'aggiornamento, con l'adeguamento di principi radicati, di pratiche, di linguaggi e di rappresentazioni. In questo senso la famiglia è un oggetto di analisi storica che sfida la lettura dei processi e le periodizzazioni. E la storia del diritto dimostra, cioè offre, diciamo, un terreno da questo punto di vista esemplare e insidioso. Perché? Perché da un lato è certamente difficile contestare l'importanza del mutamento di paradigma che avviene alla fine del Settecento con la definizione di un soggetto unico di diritto e con la sua proiezione codicistica, così come ce lo presenta Giorgia Alessi, ma come emerge da tutta una serie di altri studi, penso tra gli altri a quelli di Pietro Costa. D'altra parte è innegabile che la centralità e l'autorità del padre di famiglia sia stata ribadita e confermata nelle forme aggiornate della famiglia borghese codificata, e che la forza di questo modello gerarchico, monocratico, abbia avuto un lunghissimo corso legislativo fino ai primi anni 70. E questo malgrado o nonostante la Costituzione. Certamente l'allineamento tra i tempi del diritto e gli attori sociali non si è sempre verificato in maniera puntuale, tant'è che individui e famiglie hanno messo in atto pratiche quotidiane e aderito a sistemi valoriali autonomi rispetto ai dettati legislativi. E questa discrasia è visibile, è possibile, diciamo, esemplificarla in due momenti. Il primo è quello già ricordato della forza dei movimenti
impatto dei movimenti sociali e del movimento delle donne concorre e supportare a quella che è la trasformazione difficile, ma trasformazione riuscita del diritto di famiglia tra la fine degli anni 60 e il 1975, insomma, tra il 70 e il 75. D'altra parte è anche vero che discrasia si è verificata anche nel momento in cui possiamo registrare un mutamento nell'ambito della trasmissione patrimoniale tra figli e figlie, che viene introdotta con il codice, il primo codice civile del 1865, cioè da quel momento in avanti, e la persistenza di pratiche dotali ancora nel corso del Novecento. Quindi, malgrado la sparizione dell'istituto della dote, parziale o poi definitiva, una pratica di trasmissione anticipata dell'eredità resta un elemento a lungo costante. Quindi dobbiamo anche ricordare che la prospettiva di genere ci racconta una storia parzialmente diversa proprio rispetto a questi mutamenti dei paradigmi, perché la parità legislativa nella sfera delle donne, nella sfera pubblica e in quella privata, arriva molto tempo dopo, con una saldatura tra due ambiti, quello privato e quello pubblico, di cui attardata e di cui ancora scontiamo appunto gli effetti in una asimmetrica distribuzione di poteri, di risorse, di diritti e di obblighi, e questo poi lo vedremo in conclusione, non forse sul piano della sostanza, ma certamente sul piano della effettività e su quello anche di un certo comune sentire. Quindi la prospettiva di genere racconta un'altra storia, spesso calibrata su una periodizzazione diversa, e costringe a dosare diversamente la rilevanza delle cesure e delle periodizzazioni, che appunto possono essere considerate tali solo per alcuni e quindi non possono essere assolutizzate. Un secondo punto è importante in questi percorsi storiografici a cui sto facendo riferimento, e cioè la centralità di una metodologia che guarda la famiglia non come corpo a sé, ma come legami, insieme di legami familiari, di reti, di logiche, una visione dinamica della famiglia nel suo svolgersi ciclico e nel suo ramificarsi verticale e orizzontale. Quindi una famiglia che ha una dimensione storica fortissima e che si palesa riluttante o del tutto estranea a ipotesi di naturalità, così come ha un passato presuntivamente idilliaco e stabile che la modernità avrebbe corrotto, imprimendo diversificazione, dissidio e instabilità. E qui vengo a un tema molto importante, che è quello della conflittualità intrafamiliare. È un tema che ha incontrato una grandissima fortuna nella storiografia, soprattutto nella storiografia modernistica, quindi relativa all'età moderna, perché i processi che le famiglie sperimentano, dalla formazione della coppia alla trasmissione intergenerazionale, sono permeati di dinamiche in cui la dimensione del conflitto, del dissidio, è sempre latente, sia interna al nucleo domestico, sia ingenerata dalle relazioni parentali. E una fitta documentazione ben esplorata dagli studiosi ce lo restituisce nella sua ricchezza, nella sua varietà, ma anche nella sua elemento strutturante. La concordia non è mai data per scontata, e anzi nel corso dei secoli registriamo una costante pubblicistica, così come una documentazione di carattere privato, memorialistiche, lettere, atti notarili, eccetera, che lavorano per oliare, per convincere, per addomesticare alla pace,
alla coesione, alla sopportazione, all'acquiescenza, all'ubbidienza e per scongiurare i dissidi. Se non fosse così, diciamo, connaturata alle relazioni familiari la propensione alla conflittualità, non ci sarebbe stato bisogno di lavorare così tanto per ricordare quanto la famiglia deve essere coesa e quanto è necessario che tutti cooperino in questa direzione. La famiglia infatti è, diciamo, costituita da soggetti diversi che hanno una posizione diversa non solo rispetto al padre di famiglia, ma appunto sono uomini e donne, sono figli e figli, sono figli e figlie, sono marito e moglie, sono parentele, sono un insieme eterogeneo e che appunto ha proprio in questa sua eterogeneità un elemento di fragilità costante, ben presente agli uomini e alle donne del passato. In questo ambito il fenomeno della violenza coniugale e domestica, che è un altro fronte, di un altro cantiere di ricerca importante, ha mostrato come attraverso carotipi archivistici, analisi di contesti specifici disseminati su archi temporali lunghi e in contesti, in aree geografiche anche differenziate, la violenza, la sopraffazione in un'accezione larga, fosse uno degli idiomi delle relazioni familiari e di coppia nel passato. E questi studi hanno messo in luce il crinale mobile tra la legittimazione nell'uso della forza quale strumento di esercizio della giurisdizione patriarcale e il suo abuso, che è ciò che viene poi definito violenza, percepito dalle destinatarie, dai reticoli, discusso dai protagonisti, argomentato e giudicato dalle istituzioni. Questo, diciamo, nel quadro, all'insegna di una persistenza nel tempo di un paradigma incentrato sulla autorità paterna, di un modello di famiglia patriarcale. Quindi il filone di indagine sulla violenza si presenta come una leva rivelatrice non tanto delle disfunzionalità della famiglia quanto specchio delle relazioni interne all'aggregato domestico. L'altro elemento che si può considerare qui è riguarda la coesione sociale, e per coesione sociale sembra in contrasto con quello che ho detto, ma intendo proprio, diciamo così, la capacità dei componenti delle famiglie di assumersi responsabilità concrete che il diritto determina, ma che naturalmente gli attori sociali, diciamo, poi devono adempiere, l'assunzione di responsabilità di cura nei confronti dei altri componenti della famiglia, nei confronti delle generazioni più giovani, nei confronti dei coniugi, nei confronti delle generazioni più anziane. E qui è anche avvenuto nel corso del tempo una trasformazione attraverso gli studi da un modello che, diciamo, offriva un quadro, un affresco semplicistico in cui sembrava che la famiglia del passato fosse una famiglia, diciamo, capace di assumersi in modo assoluto i compiti di cura e, diciamo, attraverso poi processi di trasformazione si fosse arrivati a intestare allo Stato tutta una serie di funzioni, e invece appunto gli studi, sia gli studi di storia sociale sia gli studi di sociologia, hanno messo in luce quanto la relazione tra Stato e famiglie sia stretta proprio nella ripartizione e nella reciproca intestazione dei compiti di cura. Potremmo dire che le famiglie hanno sempre cercato un appoggio negli ordinamenti pubblici e hanno sempre ricercato la possibilità di usufruire di risorse messe a disposizione appunto dagli ordinamenti pubblici o da privati che, diciamo,
attraverso la beneficenza provvedevano a orfani, vedove, zitelle, eccetera, anziani e così via, hanno sempre appunto cercato di raggiungere, di disporre di queste risorse, ma questo è, come dire, un percorso, ma diciamo anche gli ordinamenti pubblici hanno fatto sempre affidamento, molto affidamento sulle famiglie, e anzi potremmo dire che guardando le cose dal punto di vista novecentesco, dal punto di vista contemporaneo, non possiamo che registrare come per esempio Chiara Saraceno ci ha spiegato quanto lo Stato italiano abbia previsto, fatto conto, insomma, sulla disponibilità delle famiglie nella costruzione del sistema di welfare. E questo è un tema a cui vado a concludere, proprio perché vorrei mettere a fuoco come i due temi, quello della violenza e quello del lavoro di cura nella famiglia, siano due temi che la recente, prima la crisi, ma soprattutto la recente pandemia, a me hanno, diciamo, portato all'attenzione dell'opinione pubblica, hanno portato all'attenzione del governo, e sono diventati, diciamo, un terreno di discussione pubblica, proprio perché appunto abbiamo verificato non solo, come dire, la dimensione conflittuale della famiglia, i picchi di violenza che si sono registrati, ma ciò che più mi interessa, proprio la profonda propensione ad affidare alle donne o ad assumersi da parte delle donne compiti di cura nei confronti dei membri della propria famiglia in proporzione veramente, diciamo, notevole, e rispetto ai partner, rispetto appunto agli uomini della famiglia, il rapporto che questa assunzione in carico, questa importante quota di tempo, di energie occupa nel quotidiano delle donne, e diciamo che rapporto tutto questo ha con il lavoro extradomestico, le tipologie di lavoro, la tipologia di contratto che le donne hanno, e quindi, diciamo, la fragilità, diciamo, della posizione delle donne nel mondo del lavoro in relazione appunto all'assunzione di compiti di cura. Quindi tiro le fila di questo discorso per mostrare come ancora noi oggi ci misuriamo, ci confrontiamo in questo nostro presente estremamente attuale, e tra l'altro, diciamo, con un'attenzione verso un futuro diverso, così come il Presidente della Repubblica ci ha ricordato, e il nostro ospite oggi, e però appunto come, diciamo, tutto questo presente non possa prescindere da un'analisi del passato, perché il passato lo innerva ancora profondamente. E quindi il mio auspicio è quello di una sempre maggior collaborazione proprio tra storici, storiche e, diciamo, e colleghi e colleghe che invece lavorano nel campo del diritto positivo e delle scienze sociali. E qui vi ringrazio. Grazie, grazie davvero. Ringraziamo la collega Simona Feci per una relazione davvero molto corta, e anche per questa conclusione che ha fatto, relazione alla quale nella prima parte ci ricorda, mi piace qui rileggerlo, la lettura dei volumi Italia come storia, con il riferimento a Benigno, poi i volumi di Alessia Groppi al femminismo, ma anche quello davvero molto interessante che voglio consigliare ai nostri dottorandi, Gender, Law and Economics in Europe, con quella bellissima evoluzione del concetto di dote e della nozione di pater familias. Molto importante anche la famiglia come insieme di legami, e infine questa conflittualità, quindi questa dualità fra la violenza domestica e la cura della famiglia, la famiglia come coesione sociale e evidentemente il ruolo delle donne. Passiamo adesso alla relazione successiva sarà tenuta dal collega ed amico Roberto Senigaglia, ordinario di diritto privato presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, che tratterà di un tema anche qui davvero molto importante, cristianesimo, diritto civile e famiglie. La parola al collega.
Sì, rivolgo un ringraziamento speciale al professore Giampaolo Frezza, al professore Gabriele Carapezza Figlia per questo graditissimo invito e un cordiale saluto a tutti. Dunque, io ho delle slide che presenterò e che guideranno il mio intervento. Dunque, trattando dei modelli culturali di famiglia, quindi mi riferisco al titolo di questo nostro incontro, un modello senz'altro giuridicamente rilevante nel contesto europeo-mediterraneo è quello della tradizione giudaico-cristiana, la quale, unita alle influenze del pensiero greco, fa da sfondo alla dimensione culturale dell'Europa. Ecco, lo stesso Benedetto XVI, nel noto discorso al Bundestag del 2011, segnalava che la cultura dell'Europa è nata dall'incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma, dall'incontro quindi tra la fede in Dio di Israele, la ragione filosofica dei greci e il pensiero giuridico di Roma. E in questo processo di edificazione culturale è evidentemente implicato il diritto, e con il diritto l'idea di famiglia e la struttura dei rapporti familiari. Preciso subito che in questo mio intervento non mi occuperò delle cosiddette famiglie unipersonali, monoparentali o della famiglia anagrafica, ecco, riferendomi un po' all'ampio mosaico delle famiglie. Mi concentrerò invece principalmente sulla famiglia della coppia e la famiglia dei figli. Inoltre non intendo narrare la storia di un divorzio tra la cultura religiosa e il diritto, ma piuttosto narrare l'evoluzione di questo rapporto, che continua ad esserci, ad essere reciproco, anche se evidentemente si svolge su piani e dimensioni diverse rispetto a quelle del passato. La mia idea, anticipando le conclusioni a cui cercherò di giungere, è che oggi questa interazione tra cultura religiosa e diritto non si celebra più all'insegna della identità di principi e di regole, ma piuttosto all'insegna della comunanza di principi, la quale ha portato in pochi casi a regole analoghe, in molti altri casi alla divergenza delle stesse. La storia, come ci è stato anche ricordato in precedenza, ci consegna una genesi sacrale della famiglia, tanto che l'atto costitutivo della stessa, il matrimonio, è stato per lungo tempo una sorta di terra straniera per il diritto dello Stato. La Chiesa in particolare regola, sulla base di un diritto rivelato, un modello predefinito di famiglia, i cui assi portanti sono l'eterosessualità, l'atto di matrimonio, il fine procreativo e la indissolubilità. Il per sempre del legame sponsale è espressione particolare del carattere sacramentale del vincolo. Il matrimonio genera il legame della coppia e della coppia con il suo Dio, rendendo perciò indisponibile il relativo rapporto. E in questo ordine di senso è l'atto matrimoniale, la cui forma è regolata dalla Chiesa fin dai tempi del Concilio di Trento, che genera lo status coniugale e gli altri status familiari, primo fra tutti lo stato di figlio. Ebbene, all'insegna di questo schema di famiglia, il diritto canonico ha dettato una disciplina articolata del matrimonio, che è rimasta una sua prerogativa esclusiva fino al XIX secolo. Sappiamo che è soltanto all'indomani della Rivoluzione francese, in pieno clima illuministico, in particolare con il Code Napoleon, che lo Stato separatista ha laicizzato il matrimonio dettando un'apposita disciplina, la quale tuttavia, fatti salvi alcuni aspetti riguardanti per lo più il rapporto, ha recepito la normativa già dettata dal diritto canonico. Per questo, guardando alla disciplina del matrimonio civile, si è parlato di una forma di laicizzazione del matrimonio canonico.
E questo atteggiamento dello Stato si spiega non soltanto per il fatto che la disciplina canonistica del matrimonio rappresentava un valido e unico modello normativo di riferimento dal quale attingere, ma soprattutto per una questione culturale, perché quelle norme all'epoca evidentemente riflettevano anche la cultura del momento, la quale nei paesi di matrice cattolica assumeva senz'altro dei caratteri identitari. Ecco, questa comunanza di regole e di principi nell'esperienza giuridica italiana, sappiamo che in Italia lo Statuto Albertino riconosceva la religione cattolica come la religione dello Stato, e questo è rimasto fino al 1984-85 con la revisione dei patti lateranensi. Dicevo che questa comunanza di regole e principi nell'esperienza giuridica italiana si fa ancora più intensa, estendendosi anche alla disciplina del rapporto, inizialmente articolata all'insegna del principio dal sapore tutto sacramentale della indissolubilità del vincolo. In ogni caso e in ogni dove, senz'altro comune a ciò che è di Cesare e a ciò che è di Dio, è il fatto che matrimonio e famiglia costituiscono i due termini inscindibili per il riconoscimento giuridico dei rapporti familiari e dei relativi status. Il modello canonistico di famiglia entrato quindi nei codici della modernità è anche quello di riferimento dei padri costituenti del dopoguerra, con una particolarità. E la particolarità sta nel fatto che le costituzioni, parlando il linguaggio dei principi, tendono per lo più a riconoscere testualmente non una struttura, ma il valore della famiglia, liberandolo in tal modo dalle rigidità formali del modello codicistico. L'attaccamento all'originario schema canonistico, che non conosce famiglia senza matrimonio, pare particolarmente evidente nella Costituzione italiana, la quale, come è già stato ricordato, all'articolo 29 riconosce, anzi definisce anche, comunque riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Tuttavia la Costituzione italiana, attingendo dalla società naturale, pone il presupposto pure essa della espansione della giuridicità ad altri modelli familiari, legandosi in particolare all'articolo 2 della Costituzione, ovvero alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. E quindi per effetto dei dettati costituzionali si apre una separazione tra famiglia e matrimonio, separazione che viene ulteriormente esaltata, ulteriormente rafforzata dalle fonti extrastatuali che arricchiscono l'apparato assiologico costituzionale. Mi riferisco in particolare alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Carta di Nizza, le quali nell'ambito che stiamo trattando riconoscono in modo asettico al singolo il diritto al rispetto della vita privata e familiare da un lato, e il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia dall'altro. E quindi viene definitivamente sancita la separazione tra famiglia e matrimonio. Il linguaggio, peraltro, di queste fonti europee, delle carte europee dei diritti, non a caso, è testualmente recepito dalle costituzioni più giovani, più moderne europee. Penso
alla Costituzione della Svizzera del 2000, alla Costituzione dell'Ungheria del 2011, le quali proprio si esprimono in questi termini, cioè nei termini di tutela della vita privata e familiare e tutela del diritto a sposarsi o al matrimonio e del diritto a costituire una famiglia. Ma anche le altre carte costituzionali, legandosi comunque a queste fonti europee, si inseriscono in ogni caso nel medesimo ordine di senso. Ebbene, sradicando la famiglia dal matrimonio e spogliandola da caratteri precostituiti, le fonti costituzionali intese in senso ampio pongono il principio del riconoscimento delle relazioni familiari radicate nella società e che si svolgono nel rispetto della dignità umana e all'insegna del principio di solidarietà. Da questo, cioè da questa separazione tra famiglia e matrimonio, discende pure lo sradicamento dello status dalla famiglia matrimoniale e anzitutto dello status filiationis, soprattutto anche qui ad opera del riconoscimento operato dalle Costituzioni degli stessi diritti a tutti i figli, indipendentemente dal fatto che siano nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio, superando anche in questo caso le distinzioni e le qualificazioni già operate dalle regole originariamente presenti nei codici. Anzi, proprio facendo leva su questi diritti ordinati dal principio del best interest of the child, dal principio di bigenitorialità, è possibile intravedere una inversione dei termini del rapporto, nel senso che non è più la famiglia matrimoniale che genera gli status familiari, ma piuttosto lo status filiationis che genera la famiglia. È così che il mutamento progressivo della società europea, sempre più multiculturale e diffusamente radicata in una cultura religiosa che spesso si traduce in un sincretismo etico, un sincretismo religioso, cioè poco fedele alla precettistica istituzionale, dicevo, questo mutamento ha valicato la rigidità del modello formale di famiglia, famiglia matrimoniale, dando vita a nuove realtà familiari divenute all'esito di un processo di tipizzazione sociale dei valori che si impongono al diritto attivando la capacità espansiva dei suoi principi. In particolare, guardando al nostro ordinamento giuridico, il superamento della indissolubilità del vincolo operato dalla legge 898 del 1970 ha spogliato il vincolo da qualsivoglia connotato carattere sacro, consegnando progressivamente il rapporto alla incondizionata volontà delle parti, in modo ancora più intenso rispetto a quanto è dato ravvisare con riferimento al contratto, e quindi configurando, giungendo alla fine di tutti gli interventi legislativi intervenuti nel corso del tempo, giungendo a configurare una sorta di diritto di recesso ad annutum. E giunge così a compimento il processo di privatizzazione della famiglia, sfociando nella liberalizzazione delle relazioni di tipo familiare, che divengono sempre più il risultato della scelta individuale, ma una scelta che viene operata in ragione della identità personale e non più invece in funzione di una forma giuridica, il modello di una forma giuridica precostituita. Di qui allora il diffondersi di rapporti di coppia di fatto etero e omosessuali, bi o plurilaterali, mi riferisco al fenomeno delle famiglie poliamore, e con essi di diversi progetti di genitorialità fuori dal matrimonio e anche fuori dalla sessualità.
Alla libertà affettiva si accompagna quindi una libertà procreativa, vie più rafforzata dal progresso della scienza che consegna alla disponibilità dell'interessato la programmazione dei tempi, delle modalità e dei caratteri della procreazione. E quindi si giunge a quella immagine evocata già dal professore Frezza, di quell'ampio arcipelago sparso nelle acque del pluralismo etico, fatto di tante isole, talora molto lontane da quella delle origini, la famiglia matrimoniale, la quale però, pur risultando significativamente erosa, continua ad esserci. Ma allora ci chiediamo, quel modello della tradizione cattolico-romana è definitivamente tramontato e con esso l'influenza che quella cultura ha lungamente esercitato sul diritto? In sostanza, siamo dinanzi all'ennesimo proclama di morte della famiglia, evocando David Cooper, della famiglia matrimoniale. Ecco, io non credo che questo sia l'epilogo, non credo che quel modello sia tramontato. La famiglia matrimoniale, la cui essenza è un'essenza comunionale, perché consiste nella comunione di vita e di amore, continua ad esserci, ma continua ad essere anche il termine di paragone, il valore orientante per giungere alla definizione di cosa è famiglia. E questo viene testimoniato dalla stessa Corte di Strasburgo, dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale, nell'affermare che vita familiare è anzitutto una questione di fatto, seleziona i fatti in base all'intensità affettiva del legame personale. E poi definisce questa intensità affettiva evidentemente guardando a quel modello tradizionale, giungendo quindi a dare rilevanza al fatto che gli interessati convivano, alla durata della convivenza, al fatto che abbiano concepito assieme dei figli. Quindi quel modello tradizionale continua ad essere il referente, continua ad essere un punto di riferimento, anche se il referente non è più la sua struttura, ma è piuttosto la sua essenza. La sua essenza, che consiste esattamente nella intensità affettiva della relazione di coppia e di filiazione. Ed è proprio sulla base di questa comunicazione essenziale, cioè che riguarda l'essenza, tra il modello tradizionale e le nuove realtà di vita familiare, che queste ultime rivendicano al diritto il riconoscimento di quell'interesse che costituisce la massima espressione della intensità affettiva della coppia, cioè l'accesso alla genitorialità, anche fuori dalla sessualità, ma pur sempre dentro un progetto di amore. Ebbene, i modelli culturali di famiglia, i nuovi modelli culturali di famiglia, più o meno lontani dal modello tradizionale, vengono dotati di giuridicità dall'ordinamento attraverso i principi, e in modo particolare attraverso, come ricordava anche la professoressa Bianca, attraverso i principi di dignità e di solidarietà, che trovano senz'altro la loro origine nella cultura europea giudaico-cristiana. Sono infatti i principi costituzionali che, sollecitati dai fatti, nel nostro caso dai nuovi emergenti modelli familiari, che sollecitati dai fatti reclamano all'ordinamento delle regole. Questo è un meccanismo che è ben messo in luce anche dalle recenti sentenze gemelle della Corte Costituzionale del marzo scorso in materia di genitorialità sociale, in cui il giudice delle leggi, sollecitando il legislatore ad intervenire per rendere effettiva la tutela di queste relazioni familiari, mettendo in luce
il carattere non idoneo a questo fine dell'istituto della adozione in casi particolari, ecco, dicevo che appunto il giudice delle leggi in queste sentenze proprio esalta questo meccanismo secondo il quale sono i fatti, sono e il loro radicarsi nella società che reclama al diritto, mettendo in evidenza come i tempi a questo fine siano giunti a maturazione, reclama al diritto le relative regole. E dinanzi ai modelli di famiglia prodotti dalla società multiculturale, i principi operano secondo la tecnica della differenziazione. Il tutto misurato non secondo la logica della maggioranza, la pura logica della maggioranza, sappiamo essere pericolosa perché può portare a far prevalere un'etica sull'altra, ma piuttosto secondo la logica del bilanciamento condotto all'insegna dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità. In definitiva, compete a ciascun ordinamento cogliere le istanze che provengono dal proprio tessuto sociale e operare una lettura critica dei valori che esse esprimono, cioè una lettura condotta, come ricordano bene gli scritti, gli insegnamenti del professor Perlingeri, una lettura condotta alla luce del proprio ordine pubblico interno e internazionale, da intendersi come quell'insieme di principi invalicabili anzitutto dallo stesso legislatore, i quali principi in un ordinamento giuridico aperto e plurale esigono di porre la soluzione a servizio della dignità e non di una specifica identità religiosa, culturale o giuridica. Ebbene, nelle questioni di cui ci stiamo occupando, questo medesimo approccio pare ravvisarsi anche da parte della Chiesa, pur mantenendo ferma la sua identità culturale. La Chiesa afferma, come sappiamo, una precisa, specifica identità culturale. Nell'ultima esortazione apostolica post-sinodale sulla famiglia, Amoris Laetitia, Santo Padre, il Papa Francesco, pur confermando l'unicità del modello sacramentale indissolubile di famiglia eterosessuale fondata sul matrimonio e aperta alla procreazione, segnala, queste sono le sue parole, segnala che la Chiesa non manca di valorizzare gli elementi costruttivi in quelle situazioni che non corrispondono ancora o non più al suo insegnamento sul matrimonio, specificando inoltre che la situazione particolare di un matrimonio solo civile, o fatte salve le differenze persino di una semplice convivenza, può essere vista come un'occasione da accompagnare verso il sacramento del matrimonio. E così il pontefice indica nel principio di integrazione e di gradualità la prospettiva da assumere. Inserendo queste parole del Magistero Petrino nel nostro ordine di discorsi, è dato comprendere che anche nell'ordinamento della Chiesa, attraverso l'operatività dei principi fondamentali, è istituito un ambito di giuridicità. Il quale ambito di giuridicità allo Stato ad oggi non può tradursi in normatività, perché esaurisce la sua funzione, stando alle parole del pontefice, nel cercare di condurre al modello sacro di famiglia matrimoniale tutte quelle relazioni di fatto che con esso condividono l'essenza affettiva. In sostanza, ciò che non entra nello schema normativo non è privo di rilevanza giuridica, ma va colto con, così dice il pontefice, con discernimento e valorizzato in virtù del principio di inclusione, del principio di dignità e del principio di misericordia, traducendolo nei termini nostri, diciamo, nel principio di solidarietà.
Ebbene, in questa prospettiva pare possibile, a me pare possibile, cogliere dei punti di contatto con il diritto civile secolare. Anche se questa comunanza, questi punti di contatto, non sono più ravvisabili nei principi e nelle regole del diritto di famiglia, come avvenne agli albori della codificazione italiana, in cui peraltro si era in un tempo in cui anche la società civile si caratterizzava per una cultura prevalentemente di matrice cattolica. Quella cultura, peraltro, è ancora significativa nel nostro patrimonio, dunque anche i relativi valori di dignità e solidarietà sono parte integrante dell'apparato assiologico del nostro ordinamento. Ma con l'avvento della società multiculturale e delle diffuse espressioni di sincretismo etico e religioso, quei principi, che sono principi comuni, quei principi nei due sottosistemi sociali della religione e del diritto hanno preso una direzione diversa. Precisamente nello Stato hanno necessariamente dato luogo ad un ordinamento plurale, ad un ordinamento inclusivo che esige il superamento dell'idea di Stato-nazione rigidamente radicata in una identità culturale. E questo ha generato la privatizzazione della famiglia matrimoniale e, secondo la tecnica della differenziazione, l'istituzione di regimi normativi specifici per le unioni omosessuali e per le convivenze di fatto. Ha anche comportato la edificazione di ampi ambiti di giuridicità rispetto a, ai modelli culturali di famiglia socialmente tipizzati che in molti casi attendono anche di approdare alla normatività. Nella Chiesa invece quegli stessi principi si dirigono nel senso della inclusione, non della normazione. Inclusione che è volta non a superare il modello tradizionale, ma piuttosto a rafforzarlo. Infatti abbiamo visto, come dicevo, che il principio di inclusione nella Chiesa tende a condurre al modello sacro di famiglia matrimoniale, tutte quelle relazioni di fatto che con esso condividono l'essenza affettiva. Quindi il rapporto tra l'essere e il dover essere, e quindi tra il fatto, la realtà e la regola, il diritto, questo rapporto tra l'essere e il dover essere in entrambi i sottosistemi sociali è retto dalla medesima consapevolezza, ed è una consapevolezza che è ben, il cui contenuto è ben definito dal pontefice in Amoris Laetitiae con queste parole: le norme generali presentano un bene che non si deve mai disattendere né trascurare, ma nella loro formulazione non possono abbracciare assolutamente tutte le situazioni particolari, di cui quindi l'apertura, un'apertura regolativa dell'ordinamento dello Stato, un'apertura inclusiva dell'ordinamento della Chiesa. Apertura che comunque, sia nell'uno sia nell'altro caso, si traduce pur sempre in giuridicità. Con questo ho terminato e vi ringrazio. Grazie, davvero grazie a Roberto Senicaglia per una relazione coltissima, chiarissima, a mio avviso bellissima, che io invito a riascoltare, perché dopo la prima parte, nella quale con molta chiarezza appunto è stato illustrato il passaggio dalla tradizione giudaico-cristiana fino veramente ai nostri giorni, ovviamente non posso ripercorrere tutto, sembra molto interessante. Poi la domanda centrale: il modello della tradizione è cattolica, è mutato, si deve parlare della morte della famiglia matrimoniale, e invece Roberto Senicaglia ci ha chiarito che è comunque irreferente, inteso quel modello come essenza. Molto interessante anche la parte finale, nella quale appunto si parla dei principi che diventano regole e che diventano inclusione nell'ordinamento della
Chiesa. Davvero grazie. E adesso passiamo alla relazione successiva che sarà svolta da José Ramón de Verda e Beamonte, che è professore ordinario di diritto civile presso l'Università di Valencia, carissimo amico che saluto, risaluto con molto affetto, e che ci parlerà dei profili evolutivi della maternità surrogata. Grazie carissimo Gianpaolo, sono molto contento di essere con voi, anche se in questa forma un po' fredda, e io anche chiedo scuse per il mio italiano, perché per sfortuna con questo della Covid ogni volta ho l'occasione minime per parlarlo. Quindi voglio fare un rapporto, una relazione breve, anche a causa di farla in italiano, che non è la mia lingua, e poi sarà, penso, a un livello un po' più inferiore di quelle relazioni previe, che hanno avuto veramente un atteggiamento culturale, insomma, molto, molto grande. E io semplicemente parlerò in un senso più umile, in un senso più giuridico, sulla maternità surrogata. E io vorrei riprendere un'idea che è stata esposta dalla professoressa Mircea Bianca, che interessante, no? Che il diritto di famiglia è un diritto di famiglia, ma non è un diritto delle famiglie, nel senso che ovviamente c'è un pluralismo nella famiglia, che va vincolato al libero sviluppo della personalità, ma c'è un diritto della famiglia, in senso unitario. Voglio dire nel senso in cui ci sono dei principi e dei diritti fondamentali che insomma sono irrinunciabili per tutta la famiglia. Quindi mi sembra interessante questa idea, perché su questa idea anche ritorneremo quando si parlerà della maternità surrogata. Noi abbiamo accolto la procreazione assistita in un tempo abbastanza diverso di voi nella Italia, perché noi abbiamo avuto la prima regolazione nel 1988. Adesso che si parla di modelli culturali della famiglia nel Mediterraneo, voglio dire che in materia di procreazione assistita ci sono due grandi modelli. C'è il modello anglosassone e poi il modello continentale, che non è che sia esclusivo del Mediterraneo, ma che i paesi della cultura mediterranea sono incardinati in questo modello continentale, in cui la procreazione assistita si vede come un rimedio o un modo di attendere alle situazioni in cui la coppia non può procreare. Invece nel mondo anglosassone la procreazione assistita si vede come un modo alternativo di procreazione naturale che è accanto alla procreazione naturale. La legge spagnola non è stata basata su questo principi del mondo continentale, ma su quelli del mondo anglosassone. È per questo che, per esempio, permette a una donna singola accedere alla procreazione assistita, e anche, per esempio, permette la fecondazione post-mortem. Ma, curiosamente, in materia di maternità surrogata, non segue i principi del mondo anglosassone, ma dal 1988 e poi le riforme successive, oggi la legge vigente risale al 2006, ancora vieta la maternità surrogata.
L'articolo 10 della nostra legge è molto chiaro, dichiara la nullità radicale del contratto di maternità surrogata con o senza corrispettivo. Sempre o da sempre si è visto che questo contratto era contro il principio di indisponibilità degli status perché crea un rapporto di filiazione o tende a creare un rapporto di filiazione fuori delle norme del codice civile. Quindi in questo senso si è ritenuto che era contrario a questo principio basico della indisponibilità degli atti degli stati civili. Oggi, da un'ottica costituzionale, si tende a una valutazione un po' diversa e ci sono due atteggiamenti. Voglio dire che il giudizio sulla validità o no di questo tipo di contratto deve basarsi in valori fondamentali e costituzionali. Voglio dire perché c'è anche un atteggiamento che pensa che questa questione si deve risolvere con l'analisi economica del diritto. Cioè si deve avere conto il costo economico che per gli spagnoli, in questo caso, ha il fatto di doversi dirigere in altri paesi, gli Stati Uniti o la India, e anche si deve valutare la fonte di ricchezza che per uno Stato può risultare dall'ammissibilità della maternità surrogata. Io penso che questo ovviamente è inopportuno e si deve fare una valutazione costituzionale dell'ammissibilità o meno di questo contratto. Penso che in questo punto si deve fare una distinzione molto chiara tra principi e diritti. E in modo concreto noi abbiamo un articolo nella nostra Costituzione, l'articolo 10, che si riferisce al principio di libero sviluppo della personalità. Questo viene dalla Costituzione tedesca, quella di Bonn, la legge fondamentale, ma noi guardiamo questo sviluppo della personalità in un senso un po' diverso, perché per noi non è un diritto fondamentale, ma noi è un principio. E questo principio costituzionale significa libertà per effettuare scelte libere e responsabili, autonome, voglio dire, e soprattutto crea un ambito che è sostratto alle ingerenze dello Stato, voglio dire. Quando parliamo di libertà di procreazione, che ovviamente è in connessione diretta con il libero sviluppo della personalità, questo vuole dire che c'è un ambito in cui lo Stato non può intromettersi. È la libertà della persona per decidere procreare o meno. Questo è chiaro. Ma libertà di procreazione non significa un diritto fondamentale alla procreazione. Adesso che si parla di diritti riproduttivi, perché non c'è un diritto fondamentale, un diritto soggettivo verso lo Stato a esigere procreare in qualsiasi modo e per qualunque persona. Perché, insisto, c'è una libertà, ma no, non c'è un diritto alla procreazione. Questo è importante perché questa libertà di procreazione e il diritto alla procreazione assistita deve essere, insomma, guardato in connessione con altri valori fondamentali, concretamente con la dignità della persona e con la dignità dei figli. Quindi non penso che sia una esigenza costituzionale il riconoscimento della maternità surrogata come diritto alla procreazione, perché accanto alla libertà di procreazione, che non è un diritto, nel senso stretto del termine, un diritto soggettivo, ci sono altri valori. Quindi io penso che
la norma spagnola è pienamente valida e riguardata dal punto di vista della Costituzione. Ma il problema è che qui ci sono due piani. C'è un piano del dovere essere, del dovere, e poi un piano della realtà. E quello che in Spagna non è possibile, alla fine diventa possibile, perché tanti spagnoli vanno in paesi dove questa tecnica di maternità surrogata è ammessa. E questa pratica, ovviamente contraria alla nostra legge, è arrivata alla Corte Suprema, alla Corte di Cassazione. C'è una nota sentenza del 2014 in cui è una coppia di uomini, qui in Spagna è possibile il matrimonio tra persone dello stesso sesso dal 2005, sono andati negli Stati Uniti e California e hanno avuto due figli con questa tecnica, no? Questa tecnica della maternità surrogata. Sono stati trascritti come figli di questi committenti nella California, ma quando sono venuti hanno avuto il problema del riconoscimento di questa trascrizione. E in un primo momento l'organo amministrativo ha ammesso questa trascrizione, ma c'è stato un ricorso, prima istanza, poi corte d'appello, poi la Corte Suprema, e la Corte Suprema ha detto che questa trascrizione non era possibile. Perché? Perché questa trascrizione era contraria all'ordine pubblico spagnolo e anche ai valori fondamentali della società, non soltanto spagnola, ma degli altri paesi vicini. E cosa argomentavano questi committenti per trascrivere la filiazione di questi figli avuti tramite questo metodo della maternità surrogata? L'interesse superiore del minore. Affermavano che l'interesse superiore del minore richiedeva che loro stessi, committenti, uno dei quali era anche padre biologico, fossero riconosciuti come genitori legali. La Corte Suprema valuta questo interesse superiore, ma dice delle cose che sono interessanti. Ma si può riassumere. Anche penso che la professora Bianca ha scritto qualche cosa con questa frase. L'interesse superiore del minore non serve per tutto. Non serve per arrivare a una conclusione che è contraria a un principio basico di diritto spagnolo, è una soluzione legale che si basa sul principio di dignità della madre partoriente e anche sul principio di dignità dei figli. Nella procreazione, nei figli possono essere oggetto di una commercializzazione giuridica, perché non si può mercificare sia la facoltà di essere madre, sia la condizione dei figli. Poi anche la Corte Suprema ha detto che questo ordine pubblico non può essere usato per andare contro il principio di divisione dei poteri, perché il giudice non può, in base a una clausola generale diffusa, sottrarre una decisione che deve essere presa in Parlamento e frutto di un dibattito nella società. Quindi neanche la Corte Costituzionale può imporre, in questo caso la Corte Suprema, scusatemi, una soluzione contraria a una soluzione espressa legale che è conforme alla Costituzione. E poi, soprattutto, non si può invocare una regola, un principio generale per estrarre una regola generale.
Voglio dire, una cosa è che in questo caso si può fare ricorso all'interesse superiore del minore, che anche forma parte dell'ordine pubblico spagnolo, ovviamente, per trascrivere il concreto caso di un figlio, e un'altra cosa è arrivare a una regola generale secondo la quale, che è quello che volevano i committenti, arrivare alla conclusione che è sempre il committente o i committenti e chi devono essere ritenuti come genitori legali, perché come vogliono il minore è quello che interessa ai minori sempre. Questa è una deviazione di questa applicazione dell'interesse superiore del minore, che deve essere applicato in caso concreto e avendo conto delle circostanze del caso concreto. Poi possiamo chiederci: questo atteggiamento della Corte Suprema va contro la giurisprudenza della Corte di Strasburgo? Perché sappiamo che la Corte di Strasburgo, quando c'è un rapporto biologico tra il figlio e uno dei committenti, ritiene che si deve avere in considerazione il diritto alla vita familiare dei figli, e anche il diritto alla identità, il diritto ad avere un genitore legale, almeno uno. E per questo la Francia è stata condannata, perché ha considerato che riteneva che questi casi di due coppie eterosessuali che erano andati anche negli Stati Uniti era un frode di legge, e non hanno riconosciuto nessun genitore, anche se i maschi in questo caso, in tutti e due i casi, erano i genitori biologici di questi figli. Ma in Spagna è una cosa diversa, perché accanto alla nullità del contratto di utero, bueno, della maternità surrogata, e la conseguenza che la madre gestante è la madre legale, è una conseguenza ovvia, noi abbiamo anche un precetto in questo articolo 10, il 10.2, che è molto interessante, perché così come in Spagna, per sfortuna, non è possibile la ricerca della paternità biologica quando c'è una procreazione assistita, questo oggi non è assurdo, soprattutto perché anche nell'adozione sì che si permette, ma insomma la legge spagnola dice di no, e la Corte Costituzionale Spagnola, in una sentenza abbastanza, insomma, del 1999, ha detto che questo era costituzionale. Ma dico che il figlio è nato con la tecnica della procreazione assistita, non può fare una ricerca della paternità biologica. Ma in questo caso, quando c'è una prova di una maternità surrogata, la legge spagnola dal 1988 permette al padre biologico di esercitare l'azione di accertamento della paternità conforme alle norme generali. Quindi è una eccezione. E perché? Perché ovviamente non si può lasciare il figlio in un vuoto giuridico. Il figlio deve avere un riferimento legale. Allora, in diritto spagnolo ci sono delle tecniche che permettono al padre biologico avere riconosciuta la sua paternità legale, e poi si permette l'adozione molto facilmente, quando il padre biologico è sposato. In questo caso non c'è bisogno di questa procedura così complicata della dichiarazione di adottabilità, che per noi è un incubo. No, non c'è bisogno. C'è bisogno di una dichiarazione di idoneità, ma non c'è bisogno di questa procedura così, così lunga. Allora, voglio dire che nella pratica ci sono metodi alternativi per prendere cura dei minori. Nella pratica cosa succede? Che l'organo amministrativo superiore, che per noi è la Dirección General de los Registros y del Notariado, permette che, nonostante la chiara posizione della legge, la chiara soluzione della giurisprudenza, permette che le coppie che sono andate all'estero
in un paese dove questa pratica è legale, si pensa soprattutto negli Stati Uniti, dove il codice di California è molto chiaro, permette di conoscere la filiazione sempre che la madre gestante abbia rinunciato alla filiazione. E in questi casi permette che con una sentenza, no? Non con un documento amministrativo, ma con una sentenza di questo paese d'origine si possa trascrivere la filiazione in favore di entrambi i committenti. Qui si deve fare una riflessione e con questo finisco. Qui c'è una sorta di ipocrisia, perché in realtà se tu non pensi che tu non devi ammettere la maternità surrogata come conseguenza della dignità della persona e come conseguenza della dignità della donna e della madre e poi anche dei figli, quello che tu non puoi fare è riconoscere automaticamente in via amministrativa di fatto quello che la legge vieta. E poi anche perché queste pratiche amministrative che insomma sono contro la legge, poi secondo le opinioni della politica mutabile, insomma fanno sorgere dei problemi. Qui c'è un problema che ancora non si sa, penso che non sia ancora risolto, è delle coppie spagnole che sono andate in Ucraina, penso si dica in Ucraina, ma penso si dica in Ucraina in italiano, e che in Ucraina si riconosce la maternità surrogata senza nessun problema e non c'è bisogno di nessuna sentenza che lo dica. E quindi tante coppie spagnole sono andate in Ucraina perché è molto più economico il ricorso alla maternità surrogata di andare negli Stati Uniti. E all'inizio si pensava che potrebbero riuscire al riconoscimento di questi figli senza nessun problema, ma all'improvviso c'è stato un mutamento dell'orientazione politica e si è detto che siccome qui non ci sono sentenze che riconoscono la paternità o la genitorialità dei committenti, quindi questi figli non vengono riconosciuti dalla Spagna e neanche possono viaggiare in Spagna con il passaporto spagnolo. Insomma, questa è una tragedia e voglio dire che i principi devono essere chiari. Poi, ovviamente, l'interesse superiore del minore può arrivare a, insomma, come tutti i principi generali del diritto, può, insomma, fare delle matizzazioni, insomma, a chiudere dei rigori, no? A cui si arriverebbero soltanto con l'applicazione letterale delle norme. Ma io penso che in principi devono essere chiari. E con questa mia relazione in questa lingua così, così italo-spagnola finisco e ringrazio il professore Frezza e ovviamente il professore Carapezza con cui ho questo rapporto d'amicizia. Grazie, grazie davvero. Innanzitutto mi permetto di precisare che l'italiano è stato fluente e brillante, chiarissimo. Ti ringraziamo per questa anche informazione comparativa sulla maternità surrogata e sulla nullità del contratto di maternità surrogata nell'esperienza giuridica spagnola e soprattutto per la tua idea centrale, quella in cui distingui principi e diritti fondamentali, il principio del libero sviluppo della personalità, onde la libertà alla procreazione, che però non è un diritto alla procreazione, non diventa un diritto fondamentale. Permetto solo di aggiungere con riguardo al professor De Verda, per vantaggio e beneficio dei nostri dottorandi, che è davvero un autorevole studioso di diritto civile in Spagna, in Europa, ma anche oltre, infatti dirige l'Istituto di diritto iberoamericano e che ha recentemente pubblicato in Italia un volume che si chiama Persona umana e comunità familiare nell'esperienza giuridica spagnola, un volume che raccoglie molti dei suoi scritti, quindi molte delle idee oggi ascoltate possono essere studiate meglio lì, e che sarà presto nella forma del webinar presentato anche da noi in Italia a cura di Mircea Bianca e parteciperemo ovviamente anche noi della Lumsa di Palermo. Ciò detto, con molto piacere cedo la parola ad Alessandra Cordiano,
che è associata di diritto privato presso l'Università di Verona, carissima amica, e ci parlerà di un tema davvero molto interessante che interagisce molto bene con il titolo del nostro webinar, ovvero sia l'affido familiare eteroculturale e l'integrazione dei minori stranieri soli. La parola alla professoressa Cordiano. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie al coordinatore, professore Frezza, e grazie mille anche al professore Carapizza Figlia per questo graditissimo invito che mi consente di essere, che mi onora e che mi consente di essere oggi qui. Grazie anche alla LUMSA per l'impeccabile e cortesissima organizzazione e che per aiutarmi a condividere le slide che ho come appunto presentazione di... oddio, però aspettate un momento. Eccomi qua, si vedono spero dall'inizio. Che tratta appunto questo tema così intricato, quello dell'affido familiare eteroculturale e dell'integrazione dei minori stranieri soli. Permettetemi, prima di entrare in questo tema che vedrete essere molto appunto complesso, di fare una premessa che spero essere una premessa di senso, ovvero una premessa che attiene al rapporto fra stranieri e diritto. Si può dire in effetti che il tema degli stranieri e quello di una regolamentazione a loro dedicata non ha origini recenti. Possiamo dire che quasi in ogni tempo e in ogni luogo il diritto si è trovato a confrontarsi con la necessità di produrre regole destinate ad altri, offrendo più o meno minuziose, più o meno raffinate disposizioni, le quali in un ambiguo, spesso delicatissimo, precario equilibrio fra democrazia e inclusione sociale da un lato e tutela della comunità dall'altro, hanno tradizionalmente mostrato un elemento persistente nel tempo, ovvero una relazione difficile fra lo straniero e la comunità di accoglienza. Da un lato, infatti, l'idea di straniero è sempre stata funzionale a rinsaldare anche simbolicamente l'idea di identità di un gruppo sociale di appartenenza, creando così quello che viene definito un rapporto di alterità con il gruppo degli esclusi. Dall'altro, tuttavia, lo stesso concetto di straniero è necessario alla imprescindibile definizione di un rapporto di relazionalità che lo straniero crea per il solo fatto d'esserci. Matrimoni, rapporti di lavoro. Ecco, in questo quadro composito si è sempre giocata la funzione, la capacità del diritto di razionalizzare, di sistematizzare l'idea di altro, secondo stereotipi vari, ma quasi sempre connotati nei termini dell'ostilità e dell'inimicizia. La scomparsa, si può dire, della sovranità statale di ottocentesca memoria e più recentemente dei confini fisici in favore di una mobilità senza frontiere, se da un lato mostra, a mio avviso, quasi una sorta di moltiplicazione di confini anche metaforici, sociali, economici, politici e culturali, dall'altro evidenzia anche che la complessa questione migratoria oggi si può dire che abbia quasi interamente perso l'esclusività della retorica economica, economicistica, e sia sostanzialmente incentrata nella cornice narrativa della sicurezza dei cittadini e della tutela dell'ordine pubblico. In questo senso possiamo dire che oggi nella figura dello straniero, immigrato, irregolare e clandestino si catalizzano tutte le tensioni, si realizzano tutti i meccanismi di alterità previsti dal dispositivo normativo. In una precarietà costante che sembra non stabilizzarsi mai in diritto e con la più intensa connotazione di ostilità. Una vera e propria stereotipizzazione negativa che si arresta solo, e peraltro non sempre, di fronte al nucleo duro dei diritti fondamentali, i DEST, rifugiato, asilante, richiedente asilo. Ecco, questo equivoco di fondo che sistematicamente, meccanicamente si perpetua anche nelle politiche migratorie, ha sempre tradizionalmente rivestito un ruolo limitato nei confronti dei minori stranieri, anche non accompagnati. E questo limitato ruolo ha diverse ragioni. La prima è sicuramente quella che il tema più in generale dei minori, a questo tema, fa da sfondo un bagaglio culturale e giuridico, consolidato tanto quanto consistente, di carte internazionali, di principi fondamentali, di principi costituzionali, tutti centrati in una sorta di giusnaturalismo minorile, proclamante diritti di libertà, ma soprattutto diritti di protezione. E a questo elemento, possiamo dire, culturale e giuridico, si accosta l'idea innata, forse
archetipica, il minore in sé per sé sia soggetto intrinsecamente vulnerabile, esposto a numerosi e potenziali fattori di rischio e quindi meritevole del maggior livello di protezione possibile. E quindi, in questo senso, anche il minore straniero e anche il minore straniero non accompagnato ha sempre rappresentato un costrutto, ripeto, forse archetipico anche qui, ma sicuramente ideologico, sociale e anche giuridico, nel quale le rappresentazioni sociali tipiche, tendenzialmente positive, legate all'idea di minore, hanno di fatto quasi sempre sovrastato le tipiche rappresentazioni negative dell'idea di straniero. Nonostante questa lettura di primo acchito, diciamo, favorevole e positiva, vi sono alcune considerazioni da fare. Se si guardano i dati, questi sono i dati, alcuni sono recenti, altri sono ancora più risalenti, sono i dati della Direzione Generale per l'Immigrazione, che ha il compito, fra gli altri, di fare un report mensile, poi annuale, dei minori stranieri non accompagnati censiti nel territorio italiano. Se si guardano questi dati, emerge che a fronte di percorsi migratori anche molto eterogenei e peraltro non tutti da paesi in cosiddette crisi umanitarie, si vedono però degli elementi ricorrenti, e questi elementi ricorrenti riguardano soprattutto l'età e il sesso. Questi sono dati dell'anno scorso, ma insomma un trend costante. Più del 90% dei minori stranieri censiti nel territorio italiano sono di genere maschile, e più dell'80% dei minori stranieri censiti nel territorio italiano sono nella fascia d'età dei 16 e 17 anni. Quindi questi dati, cosa restituisce questa casistica così molto brevemente delineata? Rimanda certamente a una realtà profonda, direi una tragedia globale, ma consente anche di comporre il paradigma del minore straniero non accompagnato con un altro rilevante tassello, a mio avviso. Il minore solo straniero qui rappresentato è un minore di sesso maschile, adulto, adolescente se non prossimo alla maggiore età. E per questo minore, questo qui rappresentato, non solo quella rappresentazione positiva, quella sorta di bias cognitivo positivo, quell'istinto di protezione sembra vacillare, anzi vacilla, ma è anche evidente che se da un lato sono molto alti i rischi derivanti dall'inserimento in percorsi, in circuiti penali o in percorsi di sfruttamento grave, è altrettanto evidente che, che il processo di integrazione è ovviamente più arduo e che il tempo per la maggiore età e quindi il tempo per l'accesso al meccanismo regolatore di esclusione che è tipico degli adulti è un tempo tanto dirimente quanto esiguo. Un secondo elemento che tradisce quella rappresentazione, apparentemente favorevole fatta all'inizio, è relativo al fatto che il diritto dell'immigrazione in sé per sé, quindi non il diritto dell'immigrazione dei minori stranieri non accompagnati, il diritto dell'immigrazione sconta i suoi propri elementi di complessità, relativi in prima battuta al fatto che la ricostruzione della disciplina stessa dell'immigrazione è molto complessa. La disciplina appare frantumata e stratificata in numerosi interventi, diremmo multi-governance, multilivello, internazionali, unionali e interni, e in una costante riformulazione che sembra delineare una sostanziale precarietà del diritto dell'immigrazione. Basti guardare ora qui in questa slide cosa possa intendersi quando si parla di minori stranieri, accompagnati, non accompagnati, richiedenti asilo, vittime di tratta, e a quante discipline sia necessario rifarsi per ricostruire la fattispecie. Ora, accanto a questa tangibile difficoltà ricostruttiva dei dispositivi normativi, si associa però un quadro giuridico di riferimento nel quale operano i tradizionali istituti di protezione di diritto minorile, tipicamente di diritto positivo interno, spesso già problematici, ma in ogni caso pensati per un tessuto, per un pregresso tessuto di minori cittadino, e che necessitano quindi in qualche modo di essere tarati rispetto alla fenomenologia. Accanto appunto a questo sistema di protezione civile si accostano discipline, strumenti, organi tipici del diritto dell'immigrazione, restituendo un quadro
che stenta a trovare una sua organicità anche dopo la legge 47/2017 che ha formulato appunto la disciplina sui minori stranieri non accompagnati. Cerco di rappresentare questa complessità, questa evidente complessità, delineando una sorta di quadro, una sorta di geografia istituzionale che delinea il tema dei minori stranieri non accompagnati, dove accanto a organi tradizionalmente deputati alla tutela minorile, il Tribunale per i minori e la Procura minorile, si accostano numerosi altri enti, ma anche enti molto distanti rispetto a quella che è tradizionalmente la cultura del diritto minorile. La Direzione Generale per l'Immigrazione, incardinata nel Ministero del Lavoro, che ha il compito appunto di, diciamo, la competenza in ordine a minori stranieri non accompagnati, accanto alla Direzione Libertà Civili e Immigrazioni, il Ministero dell'Interno, che si occupa di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. Accanto a queste direzioni la questura per la richiesta e rilascio dei permessi e le commissioni territoriali invece incardinate nelle prefetture per la richiesta e rilascio per l'ottenimento della protezione internazionale ovvero di altre protezioni. Ecco, a questa complessità la legge Zampa 47/2017 e l'immediato successivo decreto correttivo 220 ha tentato nei suoi auspici in maniera organica, non so se esattamente l'abbia fatto, ha tentato di ricostruire il tema dei minori stranieri non accompagnati. Ora di questa legge io, che è molto complessa naturalmente da leggere, cercherò di fare una semplificazione e quindi probabilmente anche una banalizzazione secondo un approccio che a mio avviso potrebbe essere una sorta di percorso logico-temporale e soffermando naturalmente solo su alcune di questi temi. Chi sono i minori stranieri non accompagnati? Sono naturalmente minori privi di cittadinanza italiana ma anche di qualsiasi altra cittadinanza dell'Unione Europea, che siano altresì privi di assistenza e rappresentanza di adulti giuridicamente rilevanti e che si trovino sul territorio italiano ovvero siano altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana. Secondo una tradizione che però diciamo era già disumibile da discipline previgenti, la disciplina Zampa adotta un trattamento di equiparazione fra minori stranieri non accompagnati e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo in virtù di una ragionevolissima intrinseca vulnerabilità. Ecco, questi minori stranieri non accompagnati vengono rintracciati sul territorio italiano, secondo naturalmente un'eterogeneità che è dettata dalla geografia nazionale che fa di questo rintraccio veramente un'ipotesi molto diversificabile. E a seguito di questo rintraccio i minori devono essere identificati, quindi sono sottoposti a un accertamento ad un accertamento dell'età e vengono nel tempo collocati in quella che si chiama prima accoglienza, che la legge Zampa delinea necessariamente come un'accoglienza a loro dedicata. Successivamente la legge, in maniera meritoria, stabilisce una sorta di statuto per i minori stranieri non accompagnati, fra cui spicca in particolare il divieto di espulsione e di respingimento alla frontiera e anche la tutela legale cosiddetta rafforzata attraverso quelli che sono, credo ormai noti, i tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati. A questa prima fase segue una fase cosiddetta di indagini familiari che è volta sostanzialmente a verificare la compatibilità, ovvero l'incompatibilità, di realizzare un rimpatrio volontario assistito nel paese di origine, ovvero anche un ricongiungimento nello spazio comune di asilo a favore di familiari o adulti giuridicamente rilevanti a cui riaffidare appunto questi minori. E immediatamente dopo questa fase i minori devono essere collocati all'interno della cosiddetta seconda accoglienza, ovvero nel sistema ormai ex SPRAR, ex SIPROIMI, oggi da 2020, fine 2020, a seguito della disciplina Lamorgese, sistema accoglienza e integrazione, che raccoglie in un sistema giuridico unitario i richiedenti asilo e i minori stranieri non accompagnati, siano o meno richiedenti asilo. Ecco, in questa fase la legge Zampa comincia a parlarci di affido familiare. Ora, prima di venire decisamente al tema dell'affido familiare, consentitemi di chiudere il cerchio perché l'ultima parte di questa storia, di questo percorso logico-temporale, è il sistema dei permessi, un sistema estremamente difficile e articolato da leggere e da comprendere, che io ho cercato di sintetizzare in tre
in tre step: i permessi per cosiddette per minore età, i permessi che sono funzionali al passaggio alla maggiore età e tutta quell'area dei permessi che attiene alla protezione internazionale o altre forme di protezione umanitaria. Ecco, in particolare nei due modelli di permessi di soggiorno per minore età compare il permesso per motivi familiari, ovvero la possibilità per il minore solo, che successivamente all'ingresso, al rintraccio, sia inserito all'interno di un percorso di affidamento, ovvero sia sottoposto a tutela di cittadino italiano, ovvero di straniero regolarmente soggiornante, può ottenere appunto questo tipo di permesso valido fino alla maggiore età. Andando a verificare in cosa consista l'affidamento familiare, dobbiamo però anche dirci che la legge Zampa di fatto parla di affidamento familiare solo per sostanzialmente indicarne la priorità rispetto al collocamento e al ricovero in strutture comunitarie di accoglienza e per rammentarci purtroppo la clausola di invarianza finanziaria derivante appunto dagli oneri della finanza pubblica rispetto a tutto il lavoro che sta dietro l'affidamento familiare e che è un lavoro di sensibilizzazione, di reclutamento, di formazione, di monitoraggio, di supervisione delle famiglie affidatarie. Quindi non ci dà comunque in ogni caso una risposta di cosa sia l'affido familiare e per farlo, mi immagino che questo sia un'idea un po' didascalica la mia scelta, perdonatemi, bisogna tornare alla disciplina originaria, ovvero alla disciplina dell'adozione che all'interno dei suoi articoli 2, 3, 4 e 5 delinea i cosiddetti affidi temporanei. Gli affidi temporanei sono un tema bellissimo e sono pensati nella legge adozione come strumento alternativo all'adozione sui presupposti, diciamo sinteticamente, della temporaneità e della reversibilità del disagio della famiglia di origine. A fronte appunto di questo disagio, la legge delinea due tipologie di affidamenti, consensuali e giudiziali, alludendo a un elemento esplicito e a un elemento, a mio avviso, implicito, rispetto alla possibilità che la famiglia d'originaria appunto partecipi, acconsenta al progetto di allontanamento e di collocamento, ovvero questo consenso e questa partecipazione manchi nell'affido giudiziale. Allude anche, a mio avviso, a un elemento per così dire implicito e che è evidente come diciamo tendenzialmente evidente che la gravità del pregiudizio negli affidi consensuali sia tendenzialmente più alta. E questo è evidente, diciamo, si replica anche rispetto alla scelta dell'autorità giudiziaria competente, laddove negli affidi consensuali è competente appunto il giudice tutelare che si limita a, come dire, dare esecuzione, a vidimare un progetto dei servizi sociali, mentre invece negli affidi giudiziali è competente il tribunale per i minori che solitamente opererà in accostamento a strumenti di limitazione della responsabilità genitoriale, quale appunto l'articolo 330. Ecco, naturalmente rispetto a questa diversificazione anche l'esercizio delle funzioni parentali è molto complesso, perché dovete immaginare una sorta di quadro nel quale opera la famiglia originaria, gli affidatari, a volte molto spesso il tutore del minore nominato che non è appartenente alla famiglia affidataria, e il lavoro dei servizi non solo nel loro operato tradizionale, ma anche perché molto spesso i servizi sociali sono anche nominati tutori nella formula della tutela pubblica. A fronte di queste diversificazioni la tempistica è identica: 24 mesi non prorogabili, salvo pregiudizio, salvo che dalla mancata proroga derivi un pregiudizio per i minori. E infine, torniamo al tema originario, gli affidatari sono identificati nella legge adozione una sorta di graduatoria di importanza. I minori vanno affidati prioritariamente alle famiglie, quindi un affidamento familiare, possibilmente con minori, a persone singole, ovvero a piccole comunità familiari, ovvero a istituti. Ora, il tema degli affidi temporanei lo dimostra, è una delle tematiche all'ordine del giorno del governo e si dibatte da molto tempo sul fatto che uno dei temi, forse il tema più caldo della giustizia minorile, sia proprio questo, e si dibatte anche di un sostanziale fallimento del sistema degli affidi. Ecco, io pongo la questione
questa domanda sul fallimento in una idea quasi provocatoria, perché nella ricostruzione del tema di oggi sono andata, così mi è colto il desiderio di rappresentarvi, di riproporvi il numero cospicuo di affidamenti che sono presenti nelle normative, anche altre, nella giurisprudenza, nella prassi, e che parla di un numero considerevole di tipologie di affidamenti, fra cui spicca in fondo anche al numero 9, è sicuramente una rappresentazione non esaustiva, l'affido familiare omoculturale ed eteroculturale per minori stranieri già praticato prima della legge Zampa, prima della legge 47/2017. Che cos'era e che cos'è l'affido omoculturale ed eteroculturale? Io parlo delle linee guida delle Regioni Veneto perché nel 2008 hanno segnato un momento fondamentale, perché sono l'esperienza che conosco meglio. Parla di un affido di minori stranieri a famiglie della stessa etnia, secondo una prassi dei servizi sociali, più precisamente del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiari, realizzato con un affido consensuale, quindi un progetto con la famiglia originaria che è nota al servizio anche per accesso spontaneo, non necessariamente per mandato dell'autorità giudiziaria, un progetto volto al sostegno e alla rivalutazione delle competenze genitoriali, parallelamente un lavoro complessissimo sulla selezione e sulla formazione delle famiglie straniere per l'accoglienza e una preparazione del minore per l'allontanamento e per il rientro. A questo progetto molto raffinato per le città in cui si è realizzato, il decreto del giudice tutelare dà esecutività e provvede anche al monitoraggio di questo percorso. Ecco, cosa serve sostanzialmente nell'idea di chi lo progetta l'affido omoculturale? Evidenzia in termini di benefici un non sradicamento, diciamo, culturale del minore straniero, che viene però collocato all'interno di famiglie della stessa etnia, estremamente radicate, felicemente radicate e integrate nel territorio, e quindi ottenendo il doppio beneficio. Diverso, diciamo, con uno spirito, diciamo, con un'attenzione simile ma diverso, è l'affido familiare eteroculturale per i minori stranieri, che parla appunto di un affido a famiglie di etnia diversa, tendenzialmente italiane, ma non è necessario, che si realizza, dipende dal contesto, ma tendenzialmente o con affido giudiziale, appunto, o con affido consensuale, e che parla del disagio della famiglia originaria straniera, ovvero anche già allora, prima del 2017, di minori stranieri non accompagnati. Qui il ruolo dei servizi sociali è evidente, è importante nella selezione delle famiglie straniere, soprattutto italiane, e rappresenta certamente una risposta efficace a contesti familiari di difficile integrazione, ma anche alla prospettazione di un futuro per un minore straniero. In questo caso il monitoraggio, a seconda delle prassi esistenti viene realizzato o dal Tribunale per i minori attraverso l'uso del giudice tutelare o direttamente con i servizi. Eccoci qua a parlare quindi di cos'è l'affido familiare dopo la legge Zampa, con le sue luci e le sue ombre. Ecco, l'affido familiare delineato molto velocemente dalla legge Zampa è probabilmente un affido giudiziale del Tribunale per i minori a fronte dell'esclusività di competenza dello stesso organo giurisdizionale, tendenzialmente fuori dal nucleo originario, sono minori soli che sono entrati soli e difficilmente trovano un nucleo di appartenenza, è un affidamento a famiglia ed è tendenzialmente un affido eteroculturale, quindi a famiglia italiana. Gli evidenti benefici si vedono sia nel rilascio di permesso per motivi familiari di cui parlavo prima, perché naturalmente l'affido familiare consente questo permesso di soggiorno fino alla maggiore età, ma è un estremo beneficio anche in sede di conversione del permesso alla maggiore età, laddove è richiesto un parere della Direzione Generale per l'Immigrazione e la direzione deve verificare l'integrazione sul territorio del minore. Evidentemente un percorso di affido presume un'integrazione, ma diciamo un'occasione mancata è quantomeno un tentativo di prospettare l'affido familiare sin dalla prima accoglienza, perché il tempo è dirimente per un minore. È deprecabile il carattere facoltativo della promozione degli enti locali alla sensibilizzazione e alla formazione, perché naturalmente la clausola di invarianza finanziaria non produce benefici in questo senso, e perché è evidente che non tutti i comuni hanno risorse economiche e soprattutto anche di personale per lavorare su questo progetto così complesso. Per questa ragione il terzo settore
con un'opera che più che di sussidiarietà chiamerei di fallimento del sistema statale, sta realizzando un ruolo suppletivo di grande interesse. Ho citato solo UNICEF e Terreferme per delineare questi percorsi di integrazione attraverso affido familiare e interculturale molto interessanti e molto riusciti. Concludendo, le prime due conclusioni non sono di grande rilievo. È evidente che a fronte del proliferarsi delle pratiche di affido, la necessità di stanziare risorse economiche da parte dello Stato valga non solo per l'affido eteroculturale o omoculturale, non solo per gli affidi stranieri, per i minori stranieri, ma per tutti gli affidi come strumento che è una grande risorsa se costruita bene. È altrettanto evidente, insomma non è un grande contributo il mio, che l'urgenza di una riforma che probabilmente è ad horas, deve essere però una riforma che non sia l'ennesima riforma di un legislatore emotivo, perché evidentemente che il tema degli affidi è stato oggetto di grande dibattito, non sempre realizzato in maniera corretta, quello sugli affidi, e che però sia una riforma che dia conto di contesti migratori e di background migratorio, perché i minori stranieri accompagnati o non accompagnati, soprattutto i secondi, hanno delle loro specificità, anche solo appunto per essere inquadrati all'interno della disciplina dell'immigrazione. Infine, è forse a mio avviso venuto il tempo anche per una riforma forse un pochino più coraggiosa, ovvero per l'introduzione di un affido internazionale e a un suo collegamento non necessariamente con un investimento istituzionale nei confronti dei corridoi umanitari, ovvero di queste esperienze che si stanno realizzando ormai da tempo da parte di Caritas, Comunità di Sant'Egidio, Tavole Valdese, per l'inserimento, il soggiorno nel territorio italiano di gruppi di persone che si trovino in forte sofferenza. E grazie. Grazie anche in questo caso ad Alessandra Cordiano e la ringrazio per due ragioni. Da un lato perché con il suo percorso logico-temporale relativo alla materia trattata, quella dell'affidamento familiare eteroculturale, ha reso chiaro e anche intrigante una materia e una legislazione, come la stessa Alessandra ci ha ricordato, complessa, frantumata. Dall'altro lato perché attraverso la sua relazione ci ha ricordato quanto è importante la funzione dell'interprete. Una legge, qual è la 47 del 2017, che rimanda all'affido parafamiliare ma non lo definisce. Si preoccupa solo di dire che non devono esserci particolari oneri finanziari in capo allo Stato. Da qui l'importanza della interpretazione fatta da studiosi seri, preparati, come è Alessandra Cordiano, per rendere appunto una materia in sé spinosa davvero molto interessante, come è stato l'intervento che mi ha preceduto. Nell'ottica della interdisciplinarietà, adesso passiamo invece a parlare di un tema diverso, ma sempre connesso con la macro area di cui oggi ci occupiamo. Cristina Bettinelli, che è associata di economia e gestione delle imprese presso l'Università di Bergamo, parlerà delle imprese familiari e interdisciplinarietà. Alcune riflessioni. La parola alla collega. Buongiorno a tutti, ringrazio il coordinatore Giampaolo Frezza per questa opportunità, anche la professoressa Anna Minà per l'invito che mi ha fatto. La mia è una sfida abbastanza grande perché sono alla fine di una serie di interventi molto interessanti ed estremamente sfidanti, ma anche perché sono proprio alla fine di questa giornata, quindi vi separo da quella che è la pausa pranzo e devo anche cercare di catturare la vostra attenzione in questo senso. Io vengo dall'università dove c'è un dottorato che è molto simile a quello che ci ospita oggi, è un dottorato in business and law e quindi spesso coi colleghi di giurisprudenza ci troviamo a riflettere su quali possano essere i punti di incontro nella ricerca che i nostri dottorandi, i ragazzi che oggi ci seguono nel corso di dottorato che sono qui presenti, potrebbero incontrare ed è una sfida. Allora ho provato a cercare di riflettere con voi rispetto ad alcuni possibili punti di incontro per poter fare sinergia e vedere se la ricerca in futuro possa anche aprire nuove strade in questa direzione. Ho scelto come esempio, come aggancio, il tema delle imprese familiari, perché è un tema di cui mi occupo da tanti anni e a me molto caro, ma perché penso che sia un ottimo laboratorio per esplorare insieme le modalità
con cui si possa fare ricerca interdisciplinare per creare valore internamente alle proprie discipline, ma specialmente anche per creare un contributo che nello scenario nazionale e internazionale possa essere di impatto. E allora parleremo velocemente, cercherò un po' di convincervi rispetto all'importanza delle imprese familiari di questo tema, come tema che si presta molto bene a un'analisi interdisciplinare. Ma non lo farò così perché sono solo un'appassionata del tema, lo faccio perché in questo modo abbiamo tutti un campo comune su cui provare a riflettere rispetto a quali sono i parametri, gli standard, le best practices da adottare in ottica di collaborazione interdisciplinare, appunto. E quindi poi chiuderò con alcune riflessioni in questo senso. Prima di partire è necessario rivedere un attimo la definizione fondamentale che questi due studiosi di Harvard già 40 anni fa hanno proposto, la definizione di family firm. Per impresa familiare si intende un'impresa la cui proprietà è controllata da una famiglia. Quindi la famiglia deve essere presente nella gestione dell'impresa, come indicato qua nella slide, ma poi una condizione fondamentale è quella che la famiglia che controlla l'impresa abbia l'intenzione di trasferire la proprietà alla generazione successiva. Quindi capite che questa definizione ci consente di essere estremamente ampi nell'osservare il fenomeno. Spesso i colleghi di diritto privato, quando parlano di imprese familiari, tendono a pensare alle imprese più piccoline, quelle proprio a condizione familiare, perché la legge, il linguaggio giuridico a questo riconduce. Tuttavia, è un fenomeno questo che ci interessa molto, perché se seguiamo questa definizione di fatto ci rendiamo conto che le imprese familiari hanno un impatto sulla economia e sull'occupazione, non solo in Europa ma anche all'estero, importantissimo. In base alle definizioni che vogliamo usare, ai criteri di misurazione, ci rendiamo conto che la totalità delle imprese, nella maggior parte dei casi, è proprio rappresentata da questo paradigma organizzativo. Ci interessano come fenomeno non solo perché è un fenomeno molto frequente, ma perché poi i dati, questo rapporto di Credit Suisse abbastanza recente, ci confermano che economicamente, osservando le imprese quotate in questo caso, rendono anche di più. Vedete, questa è un'analisi longitudinale che va dal 2006 al 2008, e se si osserva il rendimento medio annuo è facile comprendere come il rendimento delle imprese familiari sia evidentemente, statisticamente significativo in questo senso, maggiore rispetto a quello delle imprese non familiari. Chiudo giusto a questo excursus sottolineando che tra l'altro si parla di imprese che non sono solo di piccole dimensioni, sono anche molto grandi, sono ultracentenarie, quindi non è vero che le imprese non sopravvivono mai dopo la seconda generazione, che la successione è sempre per forza un problema, no, per queste imprese, anzi spesso sono ultracentenarie, fuori classe, infatti dalle analisi dei best in class e fuori classe europei, ben 9 sono italiani e sono proprio imprese controllate da una famiglia. Io adesso qui riporto, ma l'ho fatto un po' per riassumere, alcuni esempi di marchi famosi, quindi che sono appunto a controllo familiare, nonostante siano delle multinazionali di altissimo, con grandissima diffusione, e sono questa slide vuole un po' rappresentarvi anche una situazione che ci fa capire l'importanza del fenomeno a prescindere dalla cultura, a prescindere dalla tradizione economica, a prescindere dal locus, perché sono imprese che vengono un po' da tutte le parti del mondo. Ma sono anche esempi che vorrebbero ricordarci e sottolineare il fatto che le imprese familiari non sono solo grandi, non sono solo piccole, sono un corpus estremamente eterogeneo di realtà organizzative che è assolutamente interessante osservare. Perché è interessante osservare queste realtà? Qui riporto un framework sempre di Tajuri e Davis, questi due studiosi che molto tempo fa hanno iniziato a occuparsi dell'argomento. E questo framework vorrebbe sottolineare il fatto che un'impresa familiare, così come l'abbiamo definita, rappresenta un paradigma organizzativo estremamente complesso. Perché? Perché deriva dalla sovrapposizione di 3 sistemi fondamentali. La famiglia,
della quale abbiamo parlato ampiamente oggi, sottolineando le peculiarità, l'eterogeneità, il fatto che nel tempo evolva, ed è un sistema fondamentale in questo tipo di organizzazione, perché con i suoi bisogni, le sue caratteristiche, i suoi valori, detta il comportamento e le scelte strategiche dell'impresa. Abbiamo poi il sistema impresa che rappresenta delle peculiarità completamente distanti rispetto a quelle della famiglia, e sappiamo infatti il sistema impresa risponde a dei criteri di efficienza, di efficacia, di profitto, di rendimenti nel breve periodo, tendenzialmente di meritocrazia, mentre la famiglia come istituto sociale risponde a dei criteri che sono più legati alla protezione dei propri membri, alla coesione, come correttamente è stato già poi sottolineato negli interventi precedenti, alla gestione e al mantenimento di certi rapporti nel lungo periodo, e spesso quindi si prescinde dalla meritocrazia. Vedete, anche solo con questi piccoli esempi si nota come il contrapporsi di due sistemi che però in questo caso sono sovrapposti e coesistono possa generare delle tensioni, dei conflitti di ruolo per i membri che appartengono a questo sistema complesso. Perché pensate, per esempio, al caso dell'imprenditore o dell'imprenditrice che ha la proprietà di la quota di maggioranza nell'assetto proprietario, ha anche una posizione apicale nella gestione dell'impresa, ma allo stesso tempo magari è il capofamiglia, quindi deve rispondere a una serie di istanze e di logiche che sono completamente differenti fra di loro. A volte questo può portare a una relazione sinergica, per cui la coesione, i valori, le tradizioni, le conoscenze che si tramandano di generazione in generazione consentono alla famiglia di essere un asset per l'impresa. Altre volte, purtroppo, questa sovrapposizione dei sistemi può portare a delle tensioni, perché ci sono fenomeni, non dimentichiamocelo, importanti come il nepotismo, che rispondono proprio alle esigenze di proteggere i membri della famiglia, ma non rispondono alle esigenze dell'impresa di mantenere certi standard competitivi. E quindi con questo semplice framework volevo riassumere un po' quella che è la complessità delle imprese familiari, notando, riflettendo con voi il fatto che per comprendere a fondo questo fenomeno, che è un fenomeno estremamente diffuso e importante, non è sufficiente adottare un'unica lente, un'unica chiave di lettura, un'unica prospettiva. Io sono professore in economia e gestione dell'impresa, quindi management. Non basta la chiave di lettura della gestione delle imprese per capire a fondo e per spiegare fenomeni legati alle imprese familiari. Per questo, da circa 20 anni, la disciplina che si occupa di family firm è cresciuta moltissimo a livello internazionale. Ci sono proprio delle riviste assolutamente quotate, con degli impact factor anche molto elevati, che accolgono molto interesse da parte dei lettori un po' di tutte le discipline, perché si occupano di imprese familiari. Ma in ogni caso, nonostante ci sia questa crescente attenzione verso il fenomeno anche dal punto di vista scientifico della ricerca, si sottolinea sempre di più ogni giorno l'importanza di collaborare con esperti di storia, di diritto, di sociologia, di psicologia, per riuscire a capire fino in fondo questa realtà. Infatti, nella slide che riporto qui, poi ho aggiunto queste discipline, ma sono alcune di quelle che vanno considerate per comprendere con voi l'importanza di analizzare questo fenomeno con una visione un po' più ampia. L'interdisciplinarità. Qui riporto quindi una definizione abbastanza semplice, è inutile poi starci troppo, tutti sappiamo di cosa stiamo parlando. È quell'azione attraverso la quale si cerca di comprendere un fenomeno collegando diversi saperi per risolvere i problemi della società. Quindi è un'azione a cui sono invitati diversi studiosi, con il fine però non solo di fare un esercizio filosofico o una ricerca estremamente eccellente dal punto di vista scientifico, che però è fine a se stessa, ha proprio questo scopo di risolvere i problemi della società con dei paradigmi, dei framework teorici che ci consentano di capire meglio come poter gestire certe realtà e anche
proprio per semplificare un po' quelli che sono i fenomeni assolutamente intricati e complessi legati alle dinamiche delle persone che operano in queste realtà, nelle imprese familiari. Proprio in questo senso vi riporto qui alcuni esempi. Di recente nel nostro settore sono state moltissime le edizioni speciali, le special issue pubblicate a livello internazionale che vanno a stimolare una ricerca interdisciplinare. Quella che appare qui nella slide proiettata è l'esempio di un eccellente lavoro svolto per mettere insieme la psicologia con la gestione delle imprese familiari e da lì capire meglio come gestire una serie di aspetti, come affrontare la comprensione di certi fenomeni. Ma questo è solo uno dei tanti esempi. Un altro esempio su questo giornale SMJ, Strategic Management Journal, che per gli addetti ai lavori è un giornale di assoluto rilievo, applica l'approccio storico, quindi è una special issue tutta dedicata a comprendere le strategie delle imprese, come stanno sul mercato e la loro competizione con una chiave di storica, non solo dal punto di vista teorico ma anche dal punto di vista metodologico, riflettendo sulla rilevanza di queste sinergie. E poi qui ancora la sociologia per comprendere meglio come fare business family firm research, ricerca. E infine un ultimo esempio di abbinamento tra marketing e imprese familiari. Insomma, tutti questi esempi erano solo per giungere alla fine del mio intervento, che è questa tabella. Questa tabella, partendo da un framework di Aguinis, che è un esperto di approcci metodologici, ho cercato di pensare a quelle che sono le criticità e le questioni da considerare quando si deve decidere se affrontare una ricerca con un approccio multidisciplinare, interdisciplinare, io li tratto come sinonimi, e dall'altro lato quali sono le azioni pratiche, gli indicatori e gli esempi che potremmo fare per capire come potremmo procedere. Questo l'ho fatto pensando più che altro ai dottorandi che ci ascoltano, perché poi so che al primo anno ci sono sempre tante cose, tanti stimoli, tante idee e bisogna però anche riuscire a mettere a terra un po' tutte le cose che ci vengono offerte. E in questo senso, allora, inizio con la prima parte, la criticità della questione. Prima di giustificare uno studio che possa affrontare gli argomenti di ricerca con un approccio interdisciplinare, e guardate che l'approccio interdisciplinare è veramente complesso, perché spesso si rischia di non riuscire a integrarsi completamente, dato che ogni disciplina ha i suoi approcci ontologici, epistemologici, ogni disciplina ha i suoi valori, le sue tradizioni, ha i suoi vocabolari, le sue definizioni, quindi non è una cosa semplicissima, è una sfida. E la sfida si svolge proprio, si accoglie nel momento in cui si ottiene, si pensa di poter ottenere anche un beneficio. Quindi prima di imbarcarsi in questo tipo di azioni bisogna chiedersi se effettivamente il fenomeno che si sta cercando di studiare, qui sarete poi guidati dalle vostre passioni, dai vostri interessi e dai vostri eccellenti supervisor, bisogna capire appunto se c'è un interesse crescente verso il fenomeno, se il fenomeno che vogliamo studiare è effettivamente importante, se è rilevante, se in parte rimane inesplorato oppure se è già stato completamente spiegato da chi ci ha preceduto. E poi bisogna riflettere rispetto ai rischi e ai potenziali errori nell'affrontare il fenomeno con un approccio invece focalizzato su un'unica disciplina. In questo senso vi faccio un esempio. Nelle imprese familiari c'è il tradizionale tema della successione. Come sapete, il tema della successione è uno di quelli più spinosi quando studiamo le imprese familiari, perché spesso è proprio il momento che rappresenta anche le criticità nel proseguire poi l'impresa, e che rappresenta poi il rischio per l'impresa di non poter portare avanti un discorso basato sulla competitività e su logiche di motivazione da parte dei successori, che rende poi l'impresa poco competitiva, e poi spesso a causa anche di conflitti che si possono generare o di incapacità del predecessore
professore di passare correttamente il testimone, l'impresa spesso può anche poi chiudersi, morire o essere venduta. Quindi il tema delle successioni delle imprese familiari è sicuramente un fenomeno importante. I dati che riporto qui ci dicono che i leader attualmente, che possono essere definiti come senior, quindi che hanno dai 60 anni in su, sono tanti, e gli ultra settantenni sono quasi un quarto di tutta la popolazione. Questo significa che dobbiamo prepararci a una grande ondata di successione nei prossimi anni, proprio anche solo per una questione di ciclo di vita naturale delle persone. E quindi questo giustifica, no, l'importanza del fenomeno. Okay? Quindi abbiamo l'esempio della successione come un fenomeno estremamente importante e urgente da studiare, da comprendere, da ampliare sotto diversi punti di vista. Allo stesso tempo sappiamo che il fenomeno della successione è un fenomeno di processo, è un processo, non è un momento, no? Non è che dall'oggi al domani l'imprenditore decide di passare, dare le chiavi dell'azienda ai successori e quindi poi da lì tutto è fatto. È un processo che può durare mesi e anche anni. Nell'essere un processo è composto da più step. Il punto di la cosa importante da sottolineare è che ormai c'è chiara comprensione nella disciplina di Family Business Management del fatto che la successione sia un fenomeno che non può essere studiato solo applicando le nozioni, le metodologie, le teorie di gestione e economia dell'impresa. Ci sono fondamentali elementi di diritto, non solo tributario, ma anche proprio di diritto della famiglia, di diritto nell'ambito delle successioni, che devono essere considerate. Ci sono questioni fondamentali nell'ambito della psicologia, della sociologia, rispetto per comprendere la motivazione dei potenziali successori e dei predecessori a portare avanti un passaggio del testimone. E quindi ci sono tantissimi punti da considerare che non possono essere visti con un focus unico e analizzati solo con un occhio, con una lente. È importante quindi in questo caso partire da queste osservazioni per vedere come si può portare avanti un discorso di interdisciplinarità. Questo era veramente un esempio semplice che mi è venuto, che volevo farvi per trasmettervi l'importanza e anche le possibili applicazioni pratiche. Quando riflettiamo rispetto a questi temi, poi dobbiamo anche capire se effettivamente c'è un bisogno di applicare un approccio interdisciplinare. Quali sono i potenziali contributi che potrebbero derivare da questo tipo di approccio? Quali sono i problemi effettivi da adottare che derivano dall'adottare un approccio monodisciplinare? Bisogna effettivamente capire se vale la pena intraprendere un viaggio di questo tema. E qui mi riconduco a, come esempio pratico, al caso dei conflitti nelle imprese familiari. Si è parlato già stamattina della conflittualità intrafamiliare, dell'importanza per comprendere la famiglia, del comprendere le relazioni intrafamiliari, e per comprenderle bisogna mettere in campo conoscenze, saperi che vanno ben oltre l'economia e la gestione del management. Bisogna comprendere tutti gli aspetti di psicologia, di sociologia, gli aspetti storici, quindi l'evoluzione che c'è dietro a questo fenomeno. E di recente abbiamo pubblicato su una rivista internazionale una revisione della letteratura proprio sul tema dei conflitti e della coesione nelle imprese familiari, e da lì è emerso che effettivamente ogni disciplina ha approcciato il tema con il proprio vocabolario, il proprio metodo, le proprie tradizioni teoriche. Ognuno ha portato qualcosa, ma difficilmente gli scholar, gli studiosi di queste discipline si sono parlati tra di loro, quindi sono sorti un po' anche dei problemi. Il problema principale è quello della confusione, perché leggi magari un paper di storia e trovi uno stile retorico, una narrativa estremamente ricca, molto critica e approfondita, che enfatizza certi aspetti, poi leggi un lavoro di psicologia, trovi un altro approccio che assolutamente aggiunge, però insomma la sensazione è che ci siano tanti pezzi di un puzzle bellissimo che ancora si debbano comporre. E quindi in questo caso, per esempio, quando si parla di conflitti, gli studiosi di conflict che vengono prevalentemente dall'area psicologica
parlano di task conflict, di relationship conflict, di process conflict, dando delle definizioni, poi vai a leggere i lavori degli studiosi di management e scopri che per task conflict a volte si intende un'altra cosa. Quindi capite che la confusione può esserci, questo può essere un problema che rappresenta un'opportunità. Quindi i prossimi lavori, le prossime ricerche che mi auguro anche i nostri dottorandi potranno portare avanti saranno, spero, mirati anche a creare un vocabolario più unificato, a favorire il dialogo tra le varie discipline per consentire insieme di contribuire con una ricerca scientifica che abbia un impatto effettivo su una comunità più ampia, non solo quella scientifica, ma anche proprio quella della realtà delle imprese familiari. Infine, quando ci si chiede come partire, come preparare uno studio, perché farlo, è sempre importante, se vogliamo adottare un approccio interdisciplinare, chiederci in quale modo questo potrà influenzare la teoria, il design di ricerca, il tipo di dati e di dati raccolti, ma anche il tipo di analisi che andiamo a fare. E qui uso l'esempio dell'approccio storico all'analisi delle scelte strategiche delle imprese, che è un approccio che stiamo riconoscendo essere sempre più importante, specialmente in questo periodo così critico per l'evoluzione economica, per l'assetto economico internazionale, e che ci consente di applicare due particolari metodi. Io qui ho indicato due casi, history to theory, history in theory, history to theory. Il primo, history to theory, prevede l'utilizzo di metodi di ricerca storica usati per contestualizzare azioni ed eventi, e quindi per produrre una lettura critica, un'interpretazione precisa dei fenomeni e dei processi e delle relazioni casuali, causa-effetto tra una variabile e un'altra. L'history to theory invece è un approccio che ci consente proprio di contestualizzare e di comprendere meglio i comportamenti degli attori, comprendendo come questi siano formati dai fatti storici e non siano quindi parte di qualcosa di completamente asettico. E quindi in questo che senso è proprio importante cercare di immaginarsi, noi usiamo spesso la metafora della foresta, no? Come nel caso in cui il ricercatore passeggia in un bellissimo bosco, vede il sentiero, vede gli alberi che lo o la circondano e vede quello che gli sta intorno. Certamente avrà la possibilità di analizzare nel dettaglio quello che vede in quel momento, ma perde un po' la visione d'insieme. Visione d'insieme che potrebbe avere se invece fosse in grado di osservare la stessa foresta dall'alto. Quindi verificare anche relazioni complesse e realtà che tutte insieme ci consentono di offrire la famosa big picture, quindi il quadro più ampio, facendo leva non solo sulle metodologie ricchissime che le discipline che sono qui presenti oggi, ma anche quelle che ho menzionato possono offrire, ma anche facendo leva su approcci teorici che spesso sembrano eterogenei e disparati, ma in realtà sono fondamentalmente ancorati a dei valori e a delle possibilità di contribuire, sono certa che la ricerca potrà assolutamente crescere in un modo più costruttivo e anche più utile per chi legge i lavori che scriviamo con tanta fatica e per chi poi cerca di derivarne delle implicazioni pratiche e manageriali. Quindi io qua ho finito con la mia presentazione e se ci sono domande sono assolutamente disponibile. So poi chi c'è anche. Grazie Cristina per la bellissima relazione, anche in questo caso, nella quale ci è chiarito perfettamente il concetto di family firm, quello che è stato ricondotto da te agli studiosi di Harvard, quindi non soltanto gestione ma anche trasmissione e successione. E qui noi civilisti possiamo pensare, credo, anche al patto di famiglia, secondo una più o meno recente
novella al codice civile. Interessante anche il richiamo alla interdisciplinarità, quindi all'approccio storico ma anche psicologico, e quest'ultimo relativo ai conflitti. Non credo che ci sia spazio per delle conclusioni, non sono previste, ma sono previste delle domande da parte dei nostri dottorandi. Devo dire che forse la modalità del webinar con diretta streaming su YouTube in qualche modo scoraggia le domande, anche se qualcuna vedo che è arrivata, quindi io chiedo alla nostra regia di proiettare la domanda di Alberto Costa delle ore 12:33 che io mi accingo a leggere e che è rivolta all'ultima relatrice, a Cristina Bettinelli. Quindi prof. Bettinelli, secondo lei quali sono i fattori fondamentali da considerare quando si valuta la scelta di inserire un manager esterno alla famiglia all'interno di un'impresa a condizione familiare? Grazie. Grazie Alberto per la domanda. In questo caso le condizioni da valutare sono sicuramente la competenza e il potere, il potenziale contributo che questo manager o questo esterno può portare, ma specialmente anche l'affinità in termini di valori e di cultura, perché quando un manager esterno entra in un'impresa di questo tipo deve essere in grado di leggere e di comprendere anche le dinamiche complesse a cui accennavo prima, quindi deve avere anche una sensibilità rispetto a certe tematiche, una capacità di leggere anche certi fenomeni che va ben oltre la mera comprensione dei bilanci e la mera comprensione del contesto competitivo. Quindi spero che con questa breve risposta io possa aver dato un'indicazione chiara. Grazie davvero. Adesso forse proietterei la domanda di Marco Liponi delle ore 12:41 che è rivolta indifferentemente, adesso vediamo chi prenderà la parola, al professor Senigallia e alla professoressa Bianca. Buongiorno e complimenti a tutti i relatori. Se possibile vorrei chiedere ai professori Bianca e Senigallia qualche approfondimento sulla nozione di relazioni familiari nella giurisprudenza europea. C'è stato fatto un accenno Roberto Senigallia, al quale forse cedo la parola. Sì, grazie. Ecco, poi mi pare che ci sia anche la collega Bianca, comunque, che vuole intervenire. Sì, come dicevo, la giurisprudenza europea della Corte di Strasburgo è più volte intervenuta su questo concetto in diverse pronunce, sottolineando che il significato di relazione familiare, il concetto di relazione familiare è un concetto che di fatto, cioè si tratta di una questione di fatto che quindi va osservata e colta nella realtà. Però nello stesso tempo individua un elemento che consente la sua individuazione, che è proprio quello della intensità affettiva del legame personale. Ecco, gli elementi a cui accennavo nella mia relazione utilizzati dalla Corte di Strasburgo per definire questa intensità familiare, intensità affettiva della relazione personale, per consentire di individuare nella relazione una relazione di tipo familiare, e sono appunto elementi tipo la convivenza, la durata della convivenza, l'aver concepito insieme dei figli. Ecco, sono tutti elementi messi in luce in diverse pronunce della Corte della Corte Edo. Ecco, questo per quanto riguarda evidentemente la relazione di coppia, ma il concetto di relazione familiare si estende evidentemente anche alla relazione di filiazione, e anche qui tutte le questioni che riguardano la genitorialità di fatto, la filiazione di fatto, la genitorialità sociale, la Corte, per individuare nella specifica relazione tra un bambino e un adulto, una relazione di tipo familiare, fa riferimento ancora una volta alla intensità della relazione, che riproduce quella medesima intensità che si ravvisa
nella relazione di filiazione formalmente riconosciuta, cioè quella tradizionalmente formalmente riconosciuta dalla normativa. Posso prendere la parola a Mircea Bianca, se vuole aggiungere qualcosa ovviamente. Volevo, anche perché il professore Senigalli è stato esaustivo, solamente specificare forse a chi ha fatto la domanda un dato importante, cioè la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi la CEDU, sulla quale poi la Corte di Strasburgo diciamo emette queste sentenze, questo è un dato importante, parla insieme di diritto alla vita privata e diritto alla vita familiare, cioè in qualche modo concepisce le relazioni familiari non sotto il profilo a cui noi siamo abituati tradizionalmente dei modelli istituzionali, quindi matrimonio, convivenza, quindi dei modelli già consolidati in qualche modo istituzionali, ma come è stato poi sottolineato da Busnelli ed altri, fa riferimento al diritto di ciascuno alla vita privata e familiare, come è chiaro che debba essere in una convenzione appunto sui diritti fondamentali dell'uomo. E questo importa tutti i corollari che sono stati ben sottolineati da Roberto e quindi dal professore Senigalli in ordine alla famiglia degli affetti, quindi alla diciamo in qualche modo alla regressione di quella che è il modello della istituzionale e quindi formale delle relazioni familiari. Grazie. Grazie Mircea Bianca. Allora io credo che non ci sia più spazio per altre domande, ma soltanto per i saluti finali e per i ringraziamenti. E secondo il mio modestissimo punto di vista, quello di oggi è stato un seminario che va al di là dell'obiettivo di un seminario puramente didattico, perché in realtà mi sembra che la preparazione dei nostri relatori, lo scrupolo con cui si sono preparati, la chiarezza con cui ci hanno esposto le loro tematiche possano far assurgere questo incontro a un vero e proprio convegno di studi e di approfondimenti. Quindi nel ringraziare ancora tutti, ringraziamo anche Cara Pezzafiglia e il Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsia di Palermo ci hanno ospitato, e quindi a nome di tutto il collegio dei docenti del dottorato di ricerca di cui sono coordinatore, rinnovo davvero i ringraziamenti per una così interessante mattinata di riflessione e di approfondimento. Grazie davvero a tutti, arrivederci, e con questo credo che terminiamo. Di nuovo grazie.